buon pomeriggio, bentrovati tutti. Eccoci qua, bentrovati, siamo noi, un saluto al nostro pubblico qui in studio e un saluto naturalmente a chi ci segue da casa. L'avete intervista nel nostro video wall, dunque Giorgia Meloni ha deciso di candidarsi a sindaco nelle prossime elezioni amministrative qui a Roma di primavera e lo ha fatto dopo giorni e giorni di polemica in cui si è parlato appunto della presunta incompatibilità fra il ruolo di sindaco di una grande città come Roma e il futuro da neomamma. Tante le reazioni, insomma le domande suscitate dalla notizia di questa sua candidatura. Può una donna incinta affrontare una dura campagna elettorale? Potrà farsi carico del peso di un ruolo tanto impegnativo come quello di sindaco, primo cittadino della nostra disastrata capitale? Può una neomamma occuparsi del suo bambino e al contempo insomma affrontare tutte le grane della città? I quesiti non mancano, gli spunti alla nostra riflessione pure. Noi però vogliamo andare oltre il caso Meloni, no Gabriella? Perché vogliamo fare appunto una riflessione più in generale sul ruolo delle donne in politica, nella società civile, nel mondo del lavoro, insomma nell'Italia del 2016, e lo facciamo 70 anni dopo, perché allora era il marzo del 1946, 70 anni dopo il voto alle donne, il suffragio femminile, le prime amministrative appunto anche in quel caso del 46 permisero per la prima volta nel nostro paese alle donne di andare alle urne. Sono stati 70 anni di passi in avanti, di rivendicazioni, ma anche di nuove riflessioni, di nuove consapevolezze sul valore della vita personale e familiare e non solo di quella sociale. Insomma, di tutto questo Gabriella parleremo. Sì, parleremo, perché 70 anni sono un bel pezzo di storia, una lunga strada. Lo faremo piano piano, raggiungendo sì. I nostri ospiti. Questa strada ancora tutta da percorrere, sì, ci aiuteranno ad attraversarla loro che sono qui con noi. Allora do il benvenuto a Sabrina Scampini, giornalista, autrice del libro Perché le donne valgono, edito da Cairo Editore, che arriverà in libreria a fine marzo. Grazie, a Marcel buongiorno. Padovani, benvenuta, corrispondente delle Nouvelle Observateur, e do il benvenuto anche all'avvocato Daniele Missaglia, ben arrivata anche lei, collegata dai nostri studi di Milano. E allora io direi di entrare subito nel merito, abbiamo detto di andare oltre, no? Però io voglio ripartire proprio dalla vicenda Meloni e vorrei che mi rispondeste con un sì, un no o magari anche un ni. Ci si può candidare a sindaco di una grande città come Roma attendendo un bambino? Assolutamente sì, si può fare qualunque cosa attendendo un bambino. Padovani? Sì. Sentiamo la Missaglia da Milano. No, assolutamente no. Una voce dissonante. Come vedi, c'è da discutere qui, insomma, in studio. Adesso poi le affronteremo queste motivazioni, sia dei sì, il nino l'abbiamo avuto, che dei no. Nel frattempo però vogliamo coinvolgere anche voi che ci seguite ogni giorno da casa, lo facciamo come sempre attraverso la nostra Eugenia. Eugenia, a te. Sì, chiediamo anche a voi che siete a casa se una donna incinta deve rinunciare ad opportunità e prospettive e concentrarsi soltanto sulla sua gravidanza. Una neomamma secondo voi è in grado di affrontare impegni anche molto complessi oppure invece dovrebbe dedicarsi soltanto al ruolo di madre? Raccontateci anche ovviamente la vostra esperienza, che cosa avete fatto quando siete diventate mamme. Potete farcelo sapere telefonandoci al nostro numero verde 822 88 96 e lasciandoci un messaggio in segreteria. Potete scriverci a siamo noi @tv2000.it, potete mandarci un tweet @siamo noi tv2000 o se volete potete venirci a trovare su Facebook. Grazie Eugenia, insomma attendiamo i nostri telespettatori per capire cosa ne pensano di questa vicenda. Sabrina, tu hai risposto in maniera secca, assolutamente sì, ci si può candidare. Ecco, però gestire una città grande come Roma è complesso, eh? Noi abbiamo visto tanti sindaci in questi ultimi anni impegnarsi, chi più chi meno, e in qualche modo anche invecchiarsi sulla poltrona primo cittadino di Roma. Ma non è un po' complesso farlo? Mamma appena, un bambino appena nato, una città così difficile, malmessa come Roma? Allora, sono d'accordo che oggi fare il sindaco di Roma sia uno dei compiti più gravosi che ci siano in Italia. Per tutti? Per tutti, chiunque arrivi. Esatto, non c'è un... No. Ci sono altre città che hanno dei problemi, però il peso che hanno avuto i problemi anche a livello di corruzione a Roma è fortissimo.
Detto questo, secondo me il fatto che la Meloni aspetti un bambino non è e non deve essere determinante per la sua candidatura. Prima di tutto ora lei sta correndo, quindi non sta, il punto non è fa il sindaco ora o non fa il sindaco, ora sta correndo. Quindi Giorgia Meloni, come qualunque altra donna, ha il diritto di correre per una posizione importante? Quindi di candidarsi? Sì. Sì, ha il diritto, lo può fare, non siamo noi a doverlo dire, perché nessuno può dire che cosa può o deve fare un'altra persona o un'altra donna. Non è possibile che ci siano altre persone che decidano per lei o che dicano che cosa è giusto che una donna debba fare. La donna non è una categoria. Io credo che non ci siano le madri, le nonne, le zie. Ognuna ha una storia, ha una forza, una capacità e a seconda di questo deve decidere il suo percorso. C'è chi rinuncia al lavoro o chi non ha mai neanche iniziato a lavorare perché desidera fare la madre e fa benissimo a farlo, c'è chi desidera fare altro. Allora, chiediamo all'avvocato Missaglia cosa non c'è di giusto in questo ragionamento. Ma sicuramente il discorso forse è mal posto, nel senso che si può benissimo fare la mamma e lavorare. Qui ovviamente la scelta può essere soltanto dell'onorevole Meloni, ma è un dato di fatto che se io devo intervenire e dire che cosa ne penso, faccio soltanto una riflessione un po' diversa da quella esposta dalla signora che ha parlato prima. La Scampini. Allora, fare la ma... Mi scusi, sì. No, ma il discorso è molto semplice. Diventare madre è un dono di Dio ed è un'esperienza magica in una donna. Gli stessi pediatri, quando rimani incinta, ti spiegano che è meglio rallentare il lavoro piuttosto che aggiungere stress per il bene proprio e di conseguenza per il bene del bambino. Quindi queste sono situazioni basiche che si devono assolutamente tenere in considerazione. Avvocato Missaglia, mi perdoni, sul valore della maternità qui a Siamo Noi naturalmente sfonda una porta aperta, insomma, e su questo non c'è alcun dubbio. Però il ragionamento della Scampini era un po' più sottile, no? Perché la Scampini diceva qui non c'è in gioco se correre o se diventare o meno sindaco di Roma, qui c'è un prevalore, il diritto a candidarsi. Ecco, è pure un diritto costituzionale protetto anche quello, no? Sì, sì, va bene. È un diritto costituzionalmente protetto, ma bisogna ragionare anche con il buon senso. Allora, il caso è molto semplice. C'è innanzitutto un problema di essere al posto giusto al momento giusto. Poi uno può fare qualsiasi cosa, non è una questione sessista o di discriminazione dire che l'onorevole Meloni non può fare il sindaco. No, ma mi dispiace che si rida perché comunque sorrido, chi è stata madre, sorrido. Chi ha lavorato. No, perché comunque io ho amiche che sono state anche per esempio l'onorevole Ronzulli, con cui ho avuto una discussione molto profonda su questo argomento, perché abbiamo due opinioni assolutamente diverse, ma comunque concordava con me col fatto che un conto è fare un determinato lavoro, un conto è candidarsi per diventare poi sindaco e diventare sindaco con un bambino di pochi giorni. È stata molto mesi. Chiara, è stata molto Quindi. Chiara, questa insomma è la sua opinione, poi naturalmente diciamo il modo in cui affrontiamo, viviamo lo stress, che sia positivo o negativo, è una questione tutta individuale. Ma vorrei coinvolgere Marcel. Mi scusi, sì. Mi scusi, no, ma voglio finire il discorso. Peraltro la carica del sindaco di Roma, che non è il sindaco di Vizzolo Predabissi o di Borgo Tre Case, allora, benissimo, è ci vuole abnegazione totale per poter fare il sindaco di Roma, quindi il sacrificio è quello di o del figlio o dell'urbe che si delega una cosa o si delega l'altra. Allora, appunto. Non vogliamo finire, ma vogliamo aprire il contesto, insomma, e allargare un po' lo sguardo. Marcel, tra l'altro va detto, insomma, una nota curiosa, ma in questo momento noi in Italia, nella capitale proprio, abbiamo un'ambasciatrice, Catherine Colonna, che è ex ministro degli affari europei con il governo Chirac. Ma a prescindere da questo, quanta dimestichezza avete voi in Francia con donne in ruoli politici, col pancione, anche che hanno vissuto la campagna elettorale in gravidanza? No, ce ne abbiamo una essenzialmente, che è la Rachida Dati,
che è stata ministro con il pancione, che ha partorito e che è tornata al lavoro 5 giorni dopo aver partorito con i tacchi a spillo. Un po' esagerati. Questa magari è una scelta un po' estrema, la vedete, simbolica. La vedete sullo schermo. Poi qualche mese dopo è parlamentare europea, è andata a Bruxelles o a Strasburgo, non mi ricordo più, col bambino con lei, che allattava praticamente durante le sedute. E c'è qualcosa di un po', come dire, spettacolare, esagerato. Ma per tornare a Giorgia Meloni, vuol dire, il nostro dibattito è tutto teorico, non sarà sindaco di Roma primo. Qui stiamo parlando però della candidatura. No, è un diciamo. Diritto a sé. Dunque è una discussione in definitiva che è politica, non è tanto il diritto a essere madre. Il problema è sapere chi sarà il leader del centrodestra in Italia. Questo è il problema di Giorgia Meloni. C'è qualche problema, insomma, non soltanto a destra, sì, un po' ovunque, Marcella. Una curiosità, Marcella, ma in Francia, no, quando appunto donne si sono accostate alla politica, donne con famiglie magari numerose, qualcuna anche in gravidanza, il dibattito ferveva nella stessa maniera anche da parte dell'opposizione politica? Assolutamente no, anche perché la donna che fa politica, che diventa deputato, sindaco, eccetera, di solito ha un livello di reddito che gli permette sia la babysitter per il lavoro a casa, sia quando è sindaco o parlamentare, uno staff che aiuta parecchio sul suo lavoro. Il problema vero è per chi non ha questo livello di reddito. Sì, esattamente, tutta questa preoccupazione, scusate, anch'io. Mi sembra tutto teorico, la sto vedendo per Giorgia Meloni, ma non la vedo per le persone che guadagnano molto meno e si vedono ad affrontare una gravidanza e delle spese molto più gravose di quelle che... Il problema vero è quello. Sì, esatto. E poi noi abbiamo avuto, no, politici in Italia, al di là del caso francese che Marcella ci raccontava, Missaglia, noi abbiamo avuto politici in Italia alle prese con la gravidanza, ricordo ad esempio il ministro Madia o anche il ministro Lorenzin, ricordo per esempio l'onorevole Giulia Bongiorno che dovette intervenire in Parlamento in sedia a rotelle per votare una fiducia importante. Ecco, però in quel caso non ci fu tutta la polemica di oggi, perché? Ma secondo me proprio sono delle situazioni assolutamente diverse. Allora, lì erano già ministri, stavano già facendo il loro lavoro e dovevano continuarlo, e poi si trattava di interventi che non richiedevano, come richiederà appunto la carica di chi amministrerà Roma, un impegno continuativo e molto pesante, che aveva, cioè, non si può pensare a qualcuno che diventi sindaco di Roma senza un'abnegazione totale. Quindi secondo me il problema non è tanto in questi termini, e cioè ipotizzare che siccome c'è qualcuno che l'ha fatto prima come ministro, allora sia legittimo pensare che una donna che ha dichiarato di aspettare un bambino da pochi mesi possa anche affrontare lo stress mediatico di una candidatura e poi eventualmente di una carica. Io non so se diventerà sindaco, io non sto facendo un discorso politico, sto facendo il discorso di una donna che ha avuto dei figli durante la sua carriera e che davanti a determinate opportunità ha detto, in un certo periodo storico della sua vita, quando aveva i bambini piccoli o era incinta, no, riduco l'attività e poi l'ampio, ma non per ragioni di opportunità o altro, ma semplicemente perché non mi sembrava giusto appaltare a terzi quei mesi, quell'anno di vita di un bambino così piccolo che in quel periodo ha bisogno dell'affetto, della vicinanza, della mamma priva di stress o di tensione. Scusate, ma questo è un pensiero tutto personale. Ma torniamo, infatti, è una scelta assolutamente individuale. Ma io l'ho, è una questione personale, perché se il compagno della Meloni deciderà di occuparsi del figlio e la Meloni non vorrà allattare e potrà farlo suo compagno, io penso che non si possa entrare nella famiglia Meloni, decidere che cosa sia giusto. Scusate un attimo, non ci sovrapponiamo. È chiaro che l'intervento della Missaglia era a titolo... voglio finire. No, era a titolo personale. Un'opinione personale, infatti, certo. Esprimiamo un'opinione personale. Allora, io esprimo un'opinione personale e di buon senso
relativamente a una situazione di una donna che rimane incinta, ha l'opportunità, come è capitato, e siamo qui a discutere di questo, di diventare sindaco di Roma, e uno dice è giusto, non è giusto. Un'opinione che vale per lei, un'opinione che vale per lei, magari non vale per la Meloni, ovviamente. Esatto. Lei ci ha detto, ci ha ricordato, insomma, punto, che è un momento bellissimo della vita della Meloni, che secondo la Missaglia andrebbe goduto fino in fondo, e qualcun altro può, compresa la stessa Meloni, non essere d'accordo. Ogni opinione è da accettare come tale. Sentiamo cosa pensano i nostri telespettatori. Sì, Eugenia. Sì, poi volevo riconvolgere un momento Sabrina. Tantissimi i nostri telespettatori che stanno chiamando, soprattutto le telespettatrici. Allora, vorrei cominciare con una signora di 82 anni che ci segue, che dice che assolutamente tutti possono, le donne incinte possono fare tutto, che lei ha fatto due figli e che lavorava, il suo lavoro era quasi impegnativo quanto fare il sindaco di Roma, quindi anche la signora Meloni ce la può fare. Poi c'è anche chi dice che le donne incinte possono fare tutto, soprattutto le madri hanno una forza straordinaria, ma c'è anche chi ricorda che i bambini sono piccoli una volta sole, che quindi poi si perde un momento fondamentale della vita del proprio figlio. C'è chi dice che appunto la decisione deve essere assolutamente personale, ma che bisogna ricordare il valore della maternità. E poi c'è un uomo che fa una domanda, dice: ma come ci mettiamo allora con la maternità obbligatoria? Se dimostriamo che durante i mesi di maternità si può fare tutto, che valore ha l'astensione obbligatoria dal lavoro? Allora, insomma, sono tanti spunti, sono tanti spunti. A proposito, scusate, in merito posso dire che l'astensione obbligatoria non ce l'hanno tutti, perché le libere professioniste con partita IVA non ce l'hanno. Io ho sempre lavorato, non ho avuto l'astensione obbligatoria. No, però questo è già usciamo un po' dal contesto della Meloni, no? In qualche modo, usciamo dal contesto, perché c'era una telespettatrice che secondo me coglieva nel segno quando dice, mi pare la signora di 82 anni, no? Diceva a un certo punto: beh, ma io lavoravo come mamma molto di più di come la Meloni dovrebbe lavorare come sindaco di Roma. E poi ho pensato, no, a quella foto lì nel video wall, le donne nei campi con i bimbi in grembo, anche lì un lavoro faticosissimo. E io, secondo me, non è in discussione se la Meloni ce la farà o no, secondo me è capire, se a vostro giudizio, partendo da Sabrina, sia giusto o meno. Allora, io volevo dire una cosa personale, visto che comunque si esprimono anche opinioni personali. Io ho due bambini piccoli, una ha 2 anni e uno ha 8 mesi, quindi so di che cosa stiamo parlando. E sono d'accordo sul fatto che sia un periodo meraviglioso, tanto che io personalmente con la prima figlia ho deciso per 10 mesi di non lavorare. Sono stata felicissima, è stato un momento meraviglioso. Detto questo, io non sono Giorgia Meloni. Secondo me ci sono soprattutto delle figure pubbliche istituzionali i cui gesti non valgono quanto quelli delle persone comuni. Quindi il suo è anche un atto simbolico. Ma guardando al nostro passato, guardando a quella foto, e soprattutto Sabrina, ci sono persone il cui lavoro è molto più faticoso, perché sicuramente fare sindaco di Roma è impegnativo e coinvolge tutti noi, quindi c'è una grande responsabilità. Però chi fa dei lavori pesanti e fisici, ad esempio, non ha, insomma, non ha, il suo lavoro non pesa di certo di meno di quello, ecco, di un diciamo candidato che abbiamo sindaco. Un po' allargato lo spettro a guardare, cioè, la condizione delle donne tutte che si trovano a scegliere se continuare attività impegnative anche in gravidanza, chi se lo può permettere. Il 30% rinuncia, chissimo, giusto, ecco, per sappiamo darmi un dato. Che i dati sono molto sconfortati e molti non tornano neppure al lavoro dopo la gravidanza. Mi piacerebbe farvi vedere una foto che è quella del ministro della difesa spagnola, che insomma al 7° mese di gravidanza addirittura passava in rassegna le truppe in Afghanistan. Tutto questo per tornare a un tema che avevamo appena sfiorato, cioè noi ci interroghiamo sulla condizione della donna, abbiamo detto 70 anni dal voto, ma non è Marcel, e lo chiedo anche a te, lo chiedo e coinvolgo anche la nostra ospite da Milano, Missaglia, che le condizioni per la donna, le difficoltà in Italia sono molto più marcate che all'estero, insomma, abbiamo iniziato a dircelo, ma quanto? Secondo me, secondo me le difficoltà sono tante, ma soprattutto, per esempio, per qualcosa che esiste in Francia, che si chiamano gli assegni familiari. Voglio dire, in Francia al secondo bambino, il primo mese dopo la nascita, la mamma riceve 130 euro al mese fino a 20 anni. 130 euro al mese. Al terzo figlio 295 euro al mese fino all'età di 20 anni, quando sarà adulto. Ci sono anche altre sovvenzioni per il momento che si comincia la scuola, per il bimbo handicappato, ovviamente, la sovvenzione per la figlia. Non a caso il tasso di fecondità
in Francia è del 2,15%, ecco. In Italia da 1,3%. Le donne italiane non fanno figli anche perché non ci sono incentivi economici a farli. Non solo per scelta. Questo è un dato di fatto, diciamo, in Italia la strada è davvero molto lunga. Ah sì, è molto anche difficile, ma infatti il discorso deve essere contestualizzato e ogni situazione a sé. Quello che ha detto adesso l'ospite è assolutamente un dato di fatto, cioè in Italia non c'è la protezione per le mamme che c'è in altri paesi come per esempio la Francia. Gli assegni familiari sono minimi e le donne che diventano mamme hanno difficoltà poi, quelle che non possono, ad appaltare ad altri, a terzi, alle strutture pubbliche la crescita dei bambini, quindi non sono aiutate. Questo è un dato di fatto. Quindi quello che sta dicendo è la realtà. Essere madre in Italia è diverso che essere madre in Germania, nei paesi scandinavi e in Francia. Su questo non posso che condividere. Io, appunto, che ho avuto 3 figli, che adesso sono molto grandi e quindi ho potuto anch'io constatare le difficoltà di conciliare il lavoro che ho fatto intensamente, che continuo a fare, con la crescita dei 3 figli, sicuramente se dovevo basarmi sulle strutture pubbliche probabilmente oggi non sarei qui a parlare. Sappiamo di le che cosa parla. Le difficoltà sono enormi. Enormi, insomma sappiamo bene di che parla. Allora, intorno a questo tema, donne e politica, c'è un'altra vicenda che richiamiamo con il titolo del Corriere della Sera del 15 marzo, che ha fatto molto discutere, insomma ha creato anche qui molti mal di pancia, perché è la rinuncia alla corsa a sindaco a Milano della candidata del Movimento 5 Stelle Patrizia Bedori, perché insomma tra le ragioni addotte, insomma la pressione che ha subito in quei giorni e le offese ricevute, anche tanti messaggi via Facebook, molte di queste accuse, di questi messaggi erano quelle che tiravano in ballo il suo aspetto, la definivano brutta, grassa, obesa, inadeguata alla corsa elettorale, al suo ruolo, quindi a presentarsi in politica. Padovani, ma adesso ecco c'è anche questo tema, no? Bellezza che riguarda le donne in politica, cioè per fare politica occorre bucare lo schermo, le donne bucarlo pure bene, insomma. Ma se le donne sono belle andiamo bene, altrimenti no. Anche in questo caso l'impressione è che c'è una manipolazione. Io credo che la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Milano non è il chiacchierare della sua bruttezza, cosiddetta bruttezza, che ha fatto sì che lei ha dovuto rinunciare. Ma lì c'è stato un complotto politico ancora una volta. Io credo che Gian Roberto Casaleggio ne sa qualcosa, non la voleva come candidato sindaco. Io credo che anche lì c'è qualcosa di organizzato. La strumentalizzazione del perché tema, dice. Non la vedo specialmente brutta o repellente, o non è un mostro questa signora, è una persona del però tutto normale. Però lei ha sentito la pressione di questo tipo di insulto, la pressione, tanto da viverlo pubblicamente. Ma secondo me è una pressione più politica, una decisione più politica che una decisione spontanea di rigetto. Io però ancora una volta cercherei, Sabrina, di andare oltre, perché a me pare, quando si parla dell'impegno delle donne in politica, ma non soltanto in politica, in qualche modo mi sembra che invocando la parità, l'emancipazione, di fatto però ci autolimitiamo, insomma ci sentiamo in dovere di essere delle vere e proprie Wonder Woman, no? Allora io vorrei sapere se invece noi dobbiamo anche superare questo dibattito, dando per scontato che l'impegno delle donne in politica e non solo in politica deve essere fondamentale. Allora, sono d'accordo che donna Wonder Woman sia qualcosa di non positivo, almeno dal mio punto di vista, perché c'è una frustrazione costante in una donna che non riesce mai a realizzare tutto quello che vorrebbe né a casa né al lavoro. Detto questo, l'Italia è il peggiore tra i paesi sviluppati per quanto riguarda il gender gap, la differenza tra gli uomini e le donne, soprattutto nel campo lavorativo, quindi opportunità, partecipazione economica. Noi siamo in una classifica tra 145 paesi del mondo, siamo 111esimi.
Ora, questo è un tema pilastro del tuo libro, esatto, no? Perché le donne anche, valgono. Perché le donne valgono. Allora, questo avrà anche un senso, cioè se noi siamo così in fondo alle classifiche, se ci manca così tanta strada da fare e se continuiamo a fare questi discorsi è perché secondo me c'è una cultura in Italia ancora molto tradizionalista, ancora molto maschilista, che impedisce a tante persone di vedere. Insomma, l'Italia non è un paese per donne. In politica il 79% dei posti è occupato da uomini. Nei posti dirigenziali lo è il 71%. Le donne sicuramente hanno fatto della strada, sicuramente ci sono dei miglioramenti, ma c'è tantissima strada da fare. Quindi per questo motivo secondo me è importante che ci siano dei personaggi pubblici che attraverso dei simboli, attraverso un percorso diano dei segnali, perché la gente a casa normale guarda chissà queste persone e si dà forza. Almeno su questo è d'accordo con lei. L'Italia non è un paese per donne? Assolutamente sì. Assolutamente, sono d'accordo con quello che ha detto la signora Scampini. In questo lo condivido completamente. Dico anche di più. Io sarei contentissima che la candidata a sindaco di Roma sia donna. Il problema è che possa svolgere la funzione di sindaco di Roma completamente con la carica giusta e la dedizione totale. Questo io dico, io non mi occupo di politica. Torna a ripetere, c'è stata Chiara, ha una sua coerenza. È una visione univoca. Cioè. Però sulla difficoltà della donna normale, che non è solo la difficoltà della donna politica, ma la donna che insomma per lavorare o deve contare soltanto sulla famiglia, sul nonno. Noi siamo acrobate. Ecco, gli asili nido non ci sono. Noi siamo acrobate. Noi donne, soprattutto in Italia, siamo acrobate. Sappiamo bene. Padovani, non è d'accordo la collega. No, una cosa brevissima. Parliamo tanto di carriera, ma ci sono le donne che quando cominciano un lavoro firmano una lettera di dimissione. Le famose dimissioni in bianco. Per dire, do le dimissioni e se diventa incinta la lettera diventa effettiva. Questo è veramente tutto una discriminazione gravissima. Non solo nell'ambito del potere politico. Sentiamo le nostre telespettatrici che cosa ci suggeriscono. Vediamo di ampliare. Sì, una in particolare, Gabriella, dice che le donne, anche le mamme, possono fare tutto, possono fare tutti i lavori, secondo lei, ma devono avere la famiglia accanto e forse in particolare dovrebbero avere i mariti accanto. E quindi poi ci chiede, quanti mariti sarebbero disposti a farsi da parte per permettere alla propria moglie e madre? Questo è un tema, Sabrina, su cui l'Europa, insomma, ci sta indicando varie cose, perché abbiamo Cameron che ha lasciato per un certo periodo il lavoro per stare accanto a sua moglie. Zuckerberg. Qui è in Italia, però queste scelte, se ci sono, fanno scalpore. Allora, uno dei problemi principali in Italia è il lavoro non retribuito, che è quasi totalmente per il 75% a carico delle donne. 315 minuti al giorno è la media che le donne impiegano per la cura dei figli e della famiglia, e molti, molti di meno sono quelli invece del marito. C'è molto più equilibrio in altri paesi. Noi non potremo mai diventare come l'Islanda o come la Norvegia, però ci sono delle leggi, assolutamente, però come la Francia o come la Spagna magari, ci sono delle leggi fondamentali come la genitorialità condivisa che ci sono in tutti i paesi, che però mancano completamente nel nostro. La donna, è vero, ha 5 mesi di diritto di maternità, da noi l'uomo ha 2 giorni, ne aveva uno e con la legge di stabilità sono diventati 2. Interroghiamoci su questo. Facciamoci una domanda, perché il marito non è neanche colpa loro, poveri uomini. Guardi, loro non hanno l'abitudine, non sono abituati. No. Nessuno glielo insegna e nessuno gli fa vedere qual è la strada giusta. Ma un uomo italiano si vergognerebbe di prenderseli tutti quei mesi, avrebbe un problema con se stesso, con gli altri. È un problema di mentalità oltre che di leggi. No, è un problema sicuramente di mentalità. Noi siamo indietro sia come leggi che come mentalità. Quindi anche in questo caso condivido quello che si sta dicendo. E quindi in Italia è difficile per una donna... Perché ridete? Perché siamo 2 su 3. In collegamento non sento. Ma semplicemente perché si diceva che appunto si è trovato l'accordo su 2 punti su 3, insomma tutto qui. Non è male. Sì. No, ma infatti io penso che noi la pensiamo tutti allo stesso modo. L'unica cosa da cui divergo è caricarsi di un impegno così gravoso come una candidatura al sindaco di Roma in piena gravidanza. Però mi saglia, prima Massimiliano aveva... gravosa.
Ecco, però prima il mio collega aveva lanciato una provocazione divertente alla Sabrina. No, aveva detto una cosa che aveva un suo senso e ci è rimasta fuori la sua opinione su questo. Aveva detto, non è che poi le donne sono costrette a dire sì, a sforzarsi di mostrare superwoman, perché non hanno proprio la libertà di dire lasciatemi perdere almeno a questo turno, mi godo questo momento, tornate un'altra volta, perché la paura è che poi quel treno, proprio perché sei donna, non si ripresenta più, non ripassa più. Eh sì, ma la vita è fatta di scelte, diciamo, noi viviamo nel nostro contesto e dobbiamo fare delle scelte. Se il treno arriva in un momento sbagliato, effettivamente non si può chi prendere. Sta per diventare madre o è già diventata madre e non ha altro modo, deve fare una scelta. No, ma un tempo, scusate, Sabrina e Marcel, ma un tempo non si diceva un grande uomo è tale perché ha le spalle una grande donna? Dobbiamo rovesciare questo proverbio, questo adagio. Esattamente. Dobbiamo rovesciarlo? Okay, Hillary Clinton forse è l'esempio attuale che... Sì, ma perché per 8 anni aveva fatto il contrario, insomma. Diciamo che se lo merita adesso, un grande uomo a fianco. Sì. Io ho un'amica che ha accettato poco tempo fa una responsabilità importante qui all'ambasciata francese a Roma. E questa responsabilità è importante, poi col marito sono venuti a sistemarsi a Roma e il marito aveva un suo lavoro e lei è diventata incinta, ha partorito e il marito che ha lasciato il lavoro lo ha lasciato, è lui che accudisce. Adesso, in questo momento, vuol dire, questo bimbo ha 2 anni adesso. Per qualcosa si muove. Sono francesi. Sono francesi. Ecco, noi abbiamo questo è un piccolo particolare. Non siamo così lontani. Allora, Marcel, tu sei la Missaglia voleva intervenire. Scusate. Su questo intervengo perché io faccio l'avvocato matrimonialista e ho una prospettiva privilegiata nell'osservare. Pochissimi sono i casi che mi sono capitati, però attualmente si comincia a vedere qualche marito che fa il mammo e sta a casa perché magari il lavoro non era soddisfacente o semplicemente perché è stato licenziato e fa molto quei pochi che lo fanno molto volentieri e molto bene, fanno i lavori che prima venivano svolti dalla moglie, la moglie invece è in carriera, fa il suo percorso e il padre, le parti sono rovesciate. Ecco, diciamo però che non è la norma. No, il problema è la percentuale. È bassissima la percentuale. Posso e magari non vogliamo neanche che sia la norma, diciamo che ci sia meno la possibilità di scegliere anche qui. No, io volevo chiedere a Marcel, che insomma è sempre stata un'osservatrice della sinistra europea, quella italiana, quella francese. Adesso guardiamo all'America, è Hillary che appunto abbiamo detto al fianco Bill, no? Però perché Hillary, tra le tante simpatie che suscita, ne suscita sembra meno proprio tra le donne? Perché non è una donna simpatica. Vogliamo riconoscere, cioè lei ma anche perché voi fra donne, diciamo la verità, Marcel, su, no, ti prego, voi fra donne, caro collega, ti prego, no. Guarda, quando è stato eletto Obama, io sono una che ha pensato, hanno eletto un nero, fra virgolette, pur di non eleggere una donna, per dire quanto partecipavo alla strategia di conquista di Hillary Clinton, ma adesso... La vedete come parla, questo sguardo un po' opaco? Lei sembra che reciti, non dà l'impressione di essere una donna autentica, sincera, verace, non so come dire. E questo le donne lo percepiscono, poi voteranno per lei, io voterei per lei senza dubbio. No, però questo aspetto della rivalità fra donne, secondo me è un aspetto che c'è. Cioè, che in qualche allora, modo crea anche degli ostacoli. No, sono Sabrina? Abbastanza d'accordo su questo, perché non credo che le donne siano le migliori amiche delle donne, no. Anche quando accade che le donne riescano ad avere successo, quindi a scalare magari i vertici di una società, difficilmente riescono a o vogliono portare più donne ad avere potere. Quindi questo secondo me è un altro problema culturale da superare. Per quanto riguarda Hillary, io credo che uno dei problemi principali suoi è che lei rappresenta un tipo di femminismo molto borghese, nel quale è difficile riconoscersi, che tra l'altro forse non l'identifica neanche come donna, perché secondo me è molto più spontanea e naturale però di quello che appare. Quello, però passa quello. Senti Marcel, abbiamo detto che le donne dovrebbero recuperare la sorellanza, la forza, la Merkel, la cosa rivalità, ecco, diciamo. Anche la Merkel, ma visto che insomma siamo in chiusura, vorrei chiudere con una riflessione, cioè
siamo partiti dalla Meloni, dalla scelta di candidarsi o meno. Poi abbiamo detto che ci sono questioni molto complesse, una lunga strada da percorrere per avere l'eguaglianza di opportunità, di diritti. Ecco, dobbiamo tornare a ritrovare quel blocco unito. Ma io su questo non sono molto d'accordo, ti spiego perché. Perché ho l'impressione che c'è stato un momento in cui il femminismo tendeva a dire basta metterci una donna, le donne comunque sono migliori, sono più impegnate, sono oneste, sono brave, eccetera. Io più il tempo passa, più mi rendo conto che ci sono donne brave e competenti. No, però sulle questioni importanti e uomini forze. Bravi e competenti. No, ma se pensi per esempio, io, la signora Marine Le Pen, io non vorrei essere la sua amica, non vorrei essere la signora Marine Le Pen, per dire. Dunque, credo che dobbiamo evitare di vederci come una specie da proteggere, come la categoria da aiutare. Che diceva Sabrina. Non siamo una specie in via di estinzione, siamo uguali. Allora, grazie siamo alla nostra categoria. Grazie alle nostre ospiti qui a Roma, grazie da Milano all'avvocato Missaglia. Noi stiamo per andare in pubblicità, ma subito dopo tantissime storie a partire dall'impegno quotidiano della Caritas. Qui presto con noi. La vita che conduciamo è una vita giusta? È quella che davvero vorremmo? Ci sentiamo in sintonia con gli altri, con il mondo che ci circonda? Se ogni tanto vi trovate a porvi domande come queste, beh, sappiate che non siete soli. Molti altri si sono posti, si pongono le stesse domande e tanti hanno deciso di cambiare vita o almeno stile di vita. E allora Gabriella, oggi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo raccontare ai nostri telespettatori, al nostro pubblico, alcune di queste storie di cambiamento, alcune di queste esperienze volte, diciamo così, a un nuovo stile. E lo facciamo anche perché in questi giorni chi ha desiderio di cambiare si ritroverà a Milano in Fa la cosa giusta, che è una fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che da 13 anni, uno scioglilingua un po' complesso, che da 13 anni è anche un invito diretto proprio al cambiamento. La fiera si apre domani e noi alla vigilia, da chi andiamo? Dalla nostra Caterina Dall'Olio, che si trova proprio lì a Milano. Caterina! Ciao Massimiliano, ciao Gabriele, ciao chi ci segue da casa, avete detto benissimo, siamo qui a Fiera Milano City dove siamo in pieno clima di preparativi perché appunto domani si aprirà la 13ª edizione della fiera Fa la cosa giusta, appunto la fiera del consumo critico. Qui attorno a noi stanno preparando gli stand che da domani ospiteranno progetti di sviluppo e di sostegno di progetti volti al green, quindi alla preservazione dell'ambiente. Il progetto naturalmente è molto vicino a quello che è il nostro programma Siamo Noi e noi ve lo racconteremo con molti ospiti, naturalmente anche tra chi da domani sarà presente agli stand per spiegare, per raccontare a tutti quelli che verranno quali sono i loro progetti e come li portano avanti giorno dopo giorno. Grazie Caterina, allora torneremo presto da te perché siamo curiosi di conoscerli i tuoi ospiti e allora oggi ad accompagnarci in questo viaggio tra le scelte che possiamo fare per rendere migliore non solo la nostra vita ma anche quella di chi ci sta intorno c'è Don Gabriele Scalmano, ben arrivato. Grazie. Responsabile della pastorale del creato nella diocesi di Brescia, impegnato proprio nella rete interdiocesana sui nuovi stili di vita. Ricorderete Don Adriano Sella che tante volte è stato qui con noi. Allora, Don Gabriele, diciamolo subito, per vivere in pace con noi stessi, con chi ci circonda, con il mondo che ci circonda, come cristiani abbiamo bisogno di assumere dei nuovi stili di vita. Allora, intanto, ecco, questo è così e poi ci faccio anche capire che cosa intendiamo quando parliamo di rete interdiocesana per i nuovi stili di vita. Beh, anzitutto, cosa sono i nuovi stili di vita? Sì. Direi è un concetto complesso nonostante la apparente semplicità dell'esposizione. Che cosa significa per un cristiano? Ecco, cosa è necessario per un cristiano adottarlo? Esattamente. Allora, direi che i nuovi stili di vita consistono in tre livelli diversi. Il primo livello sono le azioni quotidiane. Delle scelte quotidiane di risparmio, per esempio, di riuso,
Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, esattamente al numero 211, fa un'esemplificazione molto, molto concreta. Dice, per esempio, evitare l'uso di materiale plastico, di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri viventi, utilizzare il trasporto pubblico, eccetera. Molto concreti. Molto concreti, l'enciclica del Papa. Quindi questo è un primo livello. Un secondo livello è novità di scelte pubbliche. Cioè, queste scelte non devono rimanere a livello individualisti, alcune non possono. Esempio, se una famiglia differenzia i rifiuti, ma se poi non c'è una rete di raccolta di rifiuti che rispetta questa differenza, la scelta non ha futuro. Non ha futuro. Lo stesso discorso vale per l'energia. Se una famiglia si impegna per le energie cosiddette alternative, le energie rinnovabili, il solare, il geotermico, eccetera, se non c'è un sostegno pubblico, se non c'è una rete anche pubblica capace di sostenere... Tutto questo si perde. Eccetera. Terzo, le idee. Fai la cosa giusta, ma pensa anche giusto. Cioè uscire dall'individualismo sostanzialmente moderno. Ecco, questo è il per punto. Questo la rete. Certo. Per questo voi diocesi vi siete dati la mano. Esattamente. Questo no? È proprio il punto. Il punto è stare insieme, perché le cose giuste si cambiano se si lavora insieme, se a lavorare è la comunità. E a proposito di comunità, andiamo dai nostri telespettatori, perché vogliamo anche i loro spunti di riflessione. Vero Eugenia? Sì, assolutamente. Vi chiediamo qual è il vostro stile di vita e se è cambiato in questi ultimi anni. E ancora vorremmo sapere se siete più attenti come consumatori nella scelta dei prodotti da acquistare. E poi vorremmo sapere anche se avete attivato buone pratiche in famiglia o con la vostra comunità parrocchiale, se siete attualmente impegnati in interventi di solidarietà, di accoglienza, di integrazione sociale a favore di chi oggi è più in difficoltà. Fatecelo sapere, potete chiamarci, il nostro numero verde è l'822-8896. Potete chiamarci e lasciarci un messaggio in segreteria, oppure potete scriverci, siamo noi @tv2000.it, mandarci un tweet @siamonoitv2000, se volete c'è sempre la nostra bacheca di Facebook. Allora, grazie Eugenia. Alla fiera di Milano, la fiera del consumo critico, sarà presente anche la Caritas Ambrosiana, che qui al tavolo di Siamo Noi è rappresentata da Francesco Chiavarini. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. La prima domanda riguarda proprio la rassegna di Milano, certo. Perché io vorrei sapere perché, per quale motivo la Caritas Ambrosiana ha scelto una manifestazione pubblica, diciamo così, per mettere in mostra le proprie attività. Perché? Ma la fiera è fa la cosa giusta, è un grande contenitore di idee innovative, attira un pubblico giovane, a noi interessa raccontare Caritas a questo pubblico. Normalmente le persone, quando pensano alla Caritas, pensano alle persone, ai volontari che nelle parrocchie distribuiscono i pacchi viveri alle persone che ne hanno bisogno. Questi volontari ci sono la nostra spina dorsale, sono il cuore pulsante certamente di Caritas, però Caritas e Caritas Ambrosiana in particolare non è soltanto questo, è anche appunto un luogo dove si elaborano progetti sociali innovativi, e noi vogliamo far conoscere questi progetti appunto ai giovani soprattutto, raccontando anche Caritas in una maniera differente. Cose innovative, sì. E a proposito di questo, voi avete portato, anzi porterete, perché la segna si apre domani, porterete un gioco? Sì, un gioco di ruolo. Allora, non è la prima volta che partecipiamo a fare la cosa giusta. L'abbiamo fatto 3 anni fa e abbiamo costruito una cella per denunciare il sovraffollamento nelle carceri. Poi abbiamo fatto un percorso multimediale, Non è amore, sulla violenza di genere, per denunciare i femminicidi, insomma, che erano in forte crescita in Italia e lo sono tuttora. E quest'anno il tema è, nel dibattito pubblico, sono le migrazioni. Abbiamo pensato di proporre ai visitatori un gioco di ruolo in cui le persone potranno immedesimarsi nella storia di un rifugiato. Le storie... Cioè i visitatori si mettono nei panni dei profughi? Si mettono nei panni dei profughi. Come? In questo modo ci sarà uno stand. Questo stand le persone all'ingresso riceveranno una carta d'identità. Su questa carta d'identità ci sarà scritta la storia che dovranno interpretare.
la storia di un rifugiato che ha cercato di mettersi in salvo attraversando ad esempio il Mediterraneo, approdando in Europa, e dovranno fare una serie di azioni, ad esempio dovranno mercanteggiare con lo scafista un posto in barca, dovranno decidere se comprare e da chi comprare il giubbotto salvagente. Dopodiché entreranno in un secondo ambiente, in questo secondo ambiente ci sarà una barca vera, saliranno sulla barca, la barca è montata su un sistema di basculanti, ci saranno effetti sonori e di luci che simuleranno la traversata nel Mediterraneo. Alla fine di questa traversata qualcuno si salverà, qualcuno no, e quelli che si salveranno avranno una seconda barriera da oltrepassare, non più fisica, insomma, il mare, il Mediterraneo, ma invece burocratica, il confine, la frontiera. Ci sarà una commissione territoriale che valuterà la domanda di asilo come fa nella realtà e deciderà se accogliere o respingere il potenziale richiedente asilo. Io la guardo con sconfinata tanto per ammirazione, perché questo serissimo gioco ci consente di calarci proprio nei panni del profugo, e soprattutto perché queste storie, sottolineiamolo, sono tutte vere, cioè sono storie che mi pare di capire voi avete raccolto ospitando, accogliendo queste persone in fuga e ascoltandole. Certo, certo, le storie che abbiamo sono 35, le storie insomma che abbiamo messo a disposizione insomma di questo gioco, ma sono storie di persone, quasi tutte di persone che conosciamo insomma, che abbiamo accolto nei nostri centri. Quante storie avete raccolto e proporrete alle persone? Allora, come dicevo, le storie, abbiamo fatto una selezione, le storie per ragioni anche di sceneggiatura, insomma, sono soltanto 35, ovviamente. 35. Noi ne abbiamo accolti molti di più e sono storie che mettono insieme un po' le vicende personali delle persone che abbiamo accolto. Sono tutte storie verosimili, ecco, insomma, no? Non vere ma verosimili. Certamente ci sono vicende diverse, insomma, me ne vengono in mente due in particolare. Ecco, ce ne porti un paio per farci capire in che scenario si troverà proiettato chi parteciperà a Sconfinato. Ad esempio, la storia di una delle storie che appunto dovranno essere interpretate è quella di Sayyad, che è stato un collaboratore dell'esercito americano in Afghanistan. Quando l'esercito americano si è ritirato e sono tornati al potere i talebani, è stato considerato un nemico pubblico, insomma, dal nuovo regime, e quindi ha ricevuto minacce personali, hanno ricevuto minacce i suoi parenti, familiari. Familiari, e ha deciso di mettersi in salvo, di scappare, affidandosi ai vari passatori, no? Durante il viaggio, prima attraverso appunto passando dall'Iran, poi alla Turchia, poi finalmente ha preso un barcone e si è imbarcato, ha comprato un barcone con un gruppo di persone e ha cercato di mettersi in salvo su un'isola greca, lì appunto, da lì è poi arrivato in Italia e oggi è in una comunità di Lecco e non sa se sarà un rifugiato in Italia o in Grecia per l'accordo per i famosi. Storie vere, dunque, storie veramente accadute, peraltro ancora in corso di definizione. Mettersi nei panni di un profugo, mettersi nei panni di qualcun altro, e non solo nei panni, Eugenia, è così? Mettersi nei panni, provare ad ascoltare le storie degli altri. Intanto l'avete visto in onda il sito di sconfinati.caritasambrosiana.it, dove trovate le storie di tanti, dove trovate le iniziative della Caritas Ambrosiana e anche la spiegazione di quello che poi avverrà, fa la cosa giusta. E poi dicevi giustamente, Massimiliano, mettersi nei panni, ma anche mettersi nelle scarpe di qualcun altro. È quello che stanno facendo a Londra, dove il prossimo 4 settembre aprirà il primo museo dell'empatia. Saranno previste lungo le sponde del Tamigi tante scarpe, ogni visitatore potrà indossare le scarpe di un altro e indossare anche una cuffia che gli racconterà la vita di quest'altra persona, per provare ad essere veramente empatici e a provare che cosa si prova a vivere la vita di un altro. Allora, don Gabriele, panni o scarpe che siano, mi pare di grande valore, no? Il fatto di mettersi al posto di qualcun altro, nella situazione di qualcun altro, provare quello che qualcun altro prova, perché questo significa, a mio giudizio, vorrei sapere cosa ne pensa lei, significa capire, guardare da un altro punto di vista quello che prova un emigrato, quello che prova uno straniero, quello che prova un dimenticato. Questo è un punto di partenza per fare la cosa giusta. Molto importante. È vedere il mondo dal punto di vista dell'altro,
per esempio dal povero, per esempio di chi ha fame. È una delle ragioni, siamo in quaresima, una delle ragioni del digiuno quaresimale è anche quella di provare una buona volta a mettersi dal punto di vista di chi ha fame, no? Dal punto di vista di chi appunto è per esempio profugo. E non è facile perché per mettersi dal punto di vista dell'altro bisogna conoscerlo. Ecco quindi l'importanza per esempio dell'accoglienza, ecco l'importanza anche dell'invito che il Papa ha fatto, che ogni parrocchia, ogni comunità parrocchiale accolga. Noi abbiamo a Brescia, ma credo in tante diocesi d'Italia, tante parrocchie che avendo dei locali disponibili, eccetera, accolgono quindi no, dei profughi o dei richiedenti asilo e così via, per una sistemazione momentanea, una sistemazione che ci si augura momentanea, comunque necessaria in quel momento. E diciamo, questo favorisce comunque l'incontro, favorisce il dialogo, favorisce la conoscenza e favorisce anche l'analisi della situazione, cioè il chiederci ma perché ci sono queste situazioni. E quindi anche più semplice e trovare allora le soluzioni. Tutta la problematica politica, armi e così via. Allora, tra poco noi torniamo a Milano dalla nostra Caterina perché vogliamo conoscere le altre realtà che si racconteranno alla fiera Fa la cosa giusta. Prima però vogliamo presentarvi l'altro nostro ospite in studio, Carlo Alberto Caiani, ben arrivato. Grazie. Direttore generale della Fondazione Somaschi. Allora, Caiani, la fondazione che dirige sarà presente alla fiera di Milano. Che cos'è e come nasce la Fondazione Somaschi? Beh, nasce come un ramoscello da una pianta di ulivo secolare, quindi 500 anni di accoglienza dei padri Somaschi, che sono padri di questo stile di vita, fondato sull'accoglienza, fratelli delle nostre comunità e compagni di questo viaggio. Ecco. La Fondazione Somaschi ospita nelle proprie case ogni giorno, in piccoli numeri, in un clima che prova a essere familiare, circa 500 persone fragili, dai minori, che sono stati la dorsale storica dei Somaschi, alle mamme coi bambini, ai tossicodipendenti, malati in AIDS, poi inciampando di povertà in povertà e guardando a quelle che la metropoli ti sbatteva in faccia, i rom, i migranti, le prostitute, ecco. Quelli che Papa Francesco chiama gli ultimi, che in realtà le periferie dell'anima. Prima di andare avanti e chiederle anche altri dettagli sull'attività della Fondazione, ci piacerebbe andare un po' più a fondo nella sua vita, perché sappiamo che lei e sua moglie Sara, prima di dedicarvi completamente all'attività dell'Ordine dei Chierici Regolari, quindi prima di cambiare vita più che stile di vita ne avevate un'altra, completamente diversa. Ci racconta che cosa facevate lei e Sara? Sì, ecco, nella vita precedente. La vita precedente addirittura. Sara è laureata in giurisprudenza e lavorava in uno studio legale di una banca. Io ero dirigente di una multinazionale e è capitato purtroppo che la banca di Sara fosse troppo vicina a una casa dei padri Somaschi. E quindi io ero lontano, ero all'estero e lei aveva del tempo libero. È deciso di spenderlo incontrando questa realtà, conoscendo le ragazze che uscivano in strada, quindi le prostitute. Senta, caro Alberto, voi evidentemente tutte e due avevate delle professioni ben consolidate, avevate una sicurezza economica per la famiglia, per i figli, tante cose che sono traguardi per la maggior parte di noi. E tuttavia è possibile dire che sotto sotto c'era un'inquietudine, qualcosa che vi mancava? Sì, a volte la tendenza è quella di beatificare, dire fai le cose per gli altri, le fai perché tu non stai bene, perché non sei felice dentro, perché sei arrivato e trovi che il podio su cui devi essere incoronato a te non interessa e hai bisogno di qualche cos'altro e di qualcun altro, di altre relazioni. Ecco, quindi da questa inquietudine poi bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante, no? Diceva Bella. Nietzsche. Io però sono rimasto curioso, no? Perché lei ci ha raccontato che questa nuova vita, come lei l'ha definita, nasce per un problema geografico, no? La vicinanza della banca dove lavorava sua moglie con una delle sedi dei padri Somaschi. E poi è iniziata la conoscenza, in particolare con padre Ambrogio. E poi cosa è successo? Lui è colpevole, ecco. Padre Ambrogio è questo somasco, ecco, che usciva in strada
incontrava ragazze e a lui non sembrava giusto che la donna finisse lì. Ecco, che quella fosse una condizione accettabile. E un giorno Sara gli ha detto: mi piacerebbe, Ambrogio, uscire con te. Siccome era un padre, ecco, la domanda era un po' uscire con te in strada. E lui le rispose... Si era capito, diciamo. Ecco. Lui le disse, quel giorno è stanotte. E uscirono, e credo che questo stregò Sara, ecco, vedere che persone più o meno della sua età facessero una vita molto diversa. Non facevano strada, stavano in strada, no? La strada è fatta per essere percorsa. Loro stavano sui marciapiedi, e i marciapiedi sono fatti per essere attraversati, non per viverci. Ecco, questa cosa ha incontrato la nostra inquietudine, la sua inquietudine. Ciao. Ecco, prima la sua inquietudine, prima quella di sua moglie Sara, che per prima ha fatto la cosa giusta, no? Quella che a voi in quel momento sembrava la cosa giusta, ma poi il contagio ha riguardato anche lei. Però io vorrei sapere se è vero che quando hanno proposto a lei di abbandonare il suo ruolo nella multinazionale di cui parlava, sua moglie, che la scelta l'aveva già fatta, ha provato ad opporsi o no? O sbaglio? Mia moglie ha provato a contenere l'errore al 50%. E quindi dire, insomma, facciamo che io salvo l'anima e tu salvi il portafoglio e il resto della famiglia. Ecco. In realtà poi sono cose che non si possono programmare, e quindi purtroppo in quel momento quel padre e i suoi confratelli avevano bisogno di qualcuno che organizzasse un po' le cose, o meglio, come diceva lui, tu dovresti occuparti delle cose che a me non piacciono. Ecco, è cominciata così. Fatta quella scelta, ne sono arrivate altre di scelte. Oggi sì, dove vivete? Fatta quella scelta, ne sono arrivate altre nel segno della famiglia, non solo dell'accoglienza. Nacque Francesco, che uscì in strada con Sara, perché Sara aveva un pancione di 8 mesi quando ha incontrato le ultime ragazze. Poi stava per arrivare Maddalena e Sara voleva fare la mamma, quindi stava con le ragazze ma voleva anche stare con la sua prossima figlia, e quando sarebbe stata con la sua figlia aveva desiderio di spendere del tempo anche per queste ragazze. Allora disse: o facciamo un passo indietro, ne facciamo due in avanti. Sbagliando, ne facciamo due in avanti. Che passo e quindi avete fatto? Il passo è stato quello di accogliere la proposta di un altro padre, Walter, di vivere in una casa famiglia, e quindi accogliere, oltre i nostri figli, che stavano per diventare due e poi divennero tre, altri minori allontanati, ecco, dalle proprie famiglie perché inadeguate in quel momento, ecco, per fare un pezzettino di strada con noi. Padre Gabriele, qui insomma c'è un'inquietudine, ci dicevano un'insoddisfazione, ma anche la capacità fin dall'inizio di stendere lo sguardo verso gli altri, e c'è anche un padre che è stato, questo padre Ambrogio, mi pare abbastanza capace di travolgere. Il colpevole, cioè, di qui sopra. Certo. Beh, occorre sempre qualcuno che scuote, che preceda sulla strada delle scelte. E poi occorre il coraggio di cambiare, cioè il coraggio di fare le cose giuste a volte nella vita, il coraggio di abbandonare un certo cliché nel quale magari si sta anche bene, non necessariamente una particolare inquietudine, diciamo, però così una certa indifferenza, una certa normalità della vita. Ecco, andare oltre, no? Vedere il mondo da un altro punto di vista. Siamo per andare dalla nostra Caterina, è lì a Milano, alla fiera, a fare la cosa giusta. Benissimo. E allora a me viene, Caiani, di farle questa domanda. Lei 10 anni dopo, mi guardi negli occhi, pensa di aver fatto la cosa giusta? Beh, dico che questi sono stati i 10 anni migliori della mia vita. Ecco, poi se ce ne saranno ancora di migliori, questo non so dirlo. Non li cambierei con quelli precedenti. Mi sembra abbastanza chiara la risposta. Allora, Caterina, tocca a te. Sì, Massimiliano, qua ci hanno raggiunto la presidente Luisa Della Morte della cooperativa Viale dei Mille, del consorzio Viale dei Mille, che in realtà è un consorzio molto particolare che riunisce diverse cooperative, diciamo, di ambito, le chiamano le cooperative ristrette, cioè che rientrano e che sono nate all'interno del sistema carcerario italiano. Un'esperienza molto ambiziosa che ha trovato qui a fare la cosa giusta, diciamo, una possibilità di esposizione. Io chiedo subito a Luisa, innanzitutto, chi lavora all'interno di questa cooperativa e come è nata questa situazione. Allora, sono 5 le cooperative che ad oggi fanno parte di questo consorzio, che è nato a maggio dell'anno scorso. È nato grazie anche a un,
a un sostegno del Comune di Milano che ci ha affidato una sede molto bella in Viale dei Mille, appunto, a Milano, così come si chiama il consorzio, che è un punto di vendita di prodotti delle cooperative ed è anche un punto di co-working, cioè alcune cooperative hanno lì i loro laboratori esterni al carcere. Ecco, lì lavorano un numero diciamo notevole di persone, si parla più di 60 ex detenuti, giusto? Le persone che lavorano all'interno di queste 5 cooperative, tra quelle che lavorano all'interno in carcere, perché tutte le cooperative hanno anche un laboratorio all'interno, e quelli che lavorano all'esterno, in tutto sono, direi, quasi 80 persone. Questa... Si occupano di vari insomma tipi di lavoro. Certo, sì, i lavori sono dal call center alla tipografia, alla sartoria, il verde, quindi florovivaismo, manutenzione del verde, teatro, falegnameria, tipografia, credo forse l'ho già detta. Ecco, sono queste le attività. Ecco, quindi, ecco, come dicevamo prima, lei ha un'esperienza di tanti anni, diciamo, all'interno del mondo del carcere, e che si inserisce un po' in quello che chiamiamo un vuoto della società, cioè le persone ex detenute non sempre, nonostante la riabilitazione, il progetto, ecco, il processo di reinserimento nella società, hanno facilità a trovare lavoro, poi una volta usciti. Certo, sì, si potrebbe dire che nessuno in questo momento ha facilità a trovare lavoro, però storicamente, anche anni addietro, per le persone che escono dal carcere, la difficoltà a presentarsi anche semplicemente a un datore di lavoro per chiedere lavoro è veramente grande. Allora, realtà come la nostra possono fare un po' da cuscinetto, anche un po' da garante rispetto ad aziende esterne che magari non hanno mai avuto contatti col carcere e magari sono però interessati a dare il loro contributo in questo senso, no? Quindi ad allargare le maglie del reinserimento e della vita sostenibile per tutti. E noi in questo caso potremo davvero accompagnare la persona detenuta verso le aziende che normalmente invece non sono all'interno del carcere. Esatto, e qui è proprio il caso di Carlo Bossetti, che è qui invece alla mia destra, che lavora al Consorzio Viale dei Mille e anche ex detenuto. Allora, lei ex detenuto del carcere di Bollate, in questo caso qua di un carcere di Milano, ecco, come si è avvicinato a questa consorzio e qual è la sua esperienza? Allora, al consorzio mi sono avvicinato tramite una cooperativa che si chiama Estia, che opera dentro al carcere, poi appunto al carcere di Bollate, perché ha una compagnia teatrale, io faccio parte della compagnia teatrale, a lei è piaciuto anche il mio modo di presentarmi, il mio impegno, e ha deciso che quando terminavo la pena mi avrebbe assunto, e così è successo. Adesso lavoro lì già da un anno. Esattamente dal momento stesso in cui sono uscito, la mattina dopo ho già iniziato a lavorare. Ecco, era una cosa che si era prefigurata con i suoi anni di detenzione, una cosa del genere. Chiaro, perché una delle fasi negative del detenuto è quando esce, non ha lavoro, e qui è più portato a reiterare reati. Lo spazio di co-working, quindi anche di questa vita, che voglio dire le permette in realtà di confrontarsi con tanti altri lavoratori subito dopo l'esperienza carceraria, che prospettive le ha dato, le ha restituito? Allora, praticamente no, diciamo che non è stato facile inizialmente, perché la mentalità è totalmente differente. Io come ex delinquente, si può dire, come ex delinquente ho un modo di pensare diverso da quello della persona normale, del lavoratore. Per cui non è stato facile cercare di avvicinarmi alla loro mentalità, però ci sono riuscito benissimo, mi trovo bene, e poi soprattutto sono stato aiutato da tutti quelli del consorzio. Ogni minima difficoltà cercavano di darmi una mano per superarla, e questo ha dato valore anche al fatto che delle mie scelte. Perfetto, ecco, quindi in questi giorni il consorzio Viale dei Mille sarà qui presente tra gli stand di Fa la Cosa Giusta per tutti coloro che naturalmente avessero la curiosità o la necessità di entrare in contatto con questa realtà, e con questo vi restituiamo la linea. Sì, Caterina, Chiaverini, bello l'orgoglio con cui, la soddisfazione con cui l'ex detenuto si raccontava, e io pensavo ai profughi, leggevo di un curdo che negli Stati Uniti è diventato miliardario in 5 anni e adesso sente il dovere di restituire agli altri rifugiati, perché dice: nel momento in cui dai lavoro a un profugo smette immediatamente di essere profugo.
Certo, guarda, appunto, fare la cosa giusta, volevo dire, non è soltanto giusto, è anche conveniente, no? È conveniente. E c'è una storia che volevo raccontare perché l'ho vissuta in prima persona, sempre sul tema della restituzione. Noi abbiamo ospitato in un centro di Lecco un rifugiato politico che era scappato dall'Etiopia molti anni fa. Questa persona è riuscita a ottenere il diritto all'asilo, siamo riusciti insomma a trovargli un lavoro, adesso lavora come giardiniere nella comunità. E quest'estate ha ricongiunto la sua famiglia. La prima cosa che ha fatto quando la famiglia è tornata in Italia è stata portarla ad Expo, dove noi avevamo allestito uno stand e ha chiesto ai bambini di versare, noi avevamo una teca in questo stand, una moneta a sostegno della Caritas. Come restituzione. Chi avevamo aiutato ci ha poi restituito l'aiuto simbolicamente che gli avevamo dato. Cioè, quindi fare la cosa giusta, ecco, volevo dire, è conveniente, insomma, può essere conveniente. E fare la cosa giusta, Gagliani, significa anche, lo abbiamo visto, no, nella storia dell'ex detenuto lì da Milano, significa dare una seconda chance a chi ha vissuto un momento di disagio e di difficoltà. Io credo che tante storie ospitate lì in fondazione, dare una seconda chance anche da un punto di vista lavorativo, questo è importante. Beh sì, a noi è accaduto per esempio dopo alcuni percorsi in comunità di recupero per tossicodipendenti, di dire bisogna che questi ragazzi che sanno lavorare, guardando come diceva lo scout Baden-Powell, no, il 5% buono che avevano, bisogna guardarli da quella parte lì e bisogna che comincino a lavorare, a pagare le tasse per questo Stato e non solo essere un costo sociale. È nata una cooperativa originale perché sulla stregua di Si può fare, questo film di Bisio, ecco, non si occupa di cose tradizionali per una cooperativa sociale ma di ristrutturazioni di edilizia, costruiscono. Siamo arrivati a costruire delle comunità fatte dalle loro mani in cui sono arrivate altre persone fragili accolte in quei luoghi. E questa è una forma di risarcimento e di ripartenza toccante. Ecco. Don Gabriele, allora torniamo a questo. Adottare nuovi stili di vita significa anche intraprendere delle strade che sono di solidarietà, di condivisione, di scambio. Di fiducia nelle persone. Aver sempre fiducia nelle persone. Papa Francesco ripete continuamente: non esistono scarti. La nostra società scarta troppo, scarta rifiuti materiali e scarta persone. Quindi avere fiducia nelle persone e offrire delle opportunità. Ripaga, no, come abbiamo visto. Che poi ripaga in termini sociali anche, certo, oltre che in termini personali e in termini economici. Ecco, anche le aziende dovrebbero aprirsi. Io vengo da Brescia, una città industriale. Purtroppo spesso queste aziende sono molto chiuse. Pian piano non è un caso che lì si parlerà di economia circolare. Esattamente, un'economia circolare e un'economia dove entrino anche queste persone che hanno esperienze negative sulla loro vita, ma anche tante risorse da poter esprimere. Bene, allora ringraziamo Gagliani, ringraziamo, grazie, Chiavarini, e poi Don Gabriele, noi nella seconda parte, subito dopo la pubblicità, partiremo proprio dal Laudato Si, perché benissimo, fare la cosa giusta significa anche fare scelte importanti da un punto di vista ambientale. Vedremo come, subito dopo la pubblicità, qui a Siamo Noi. Allora, qui a Siamo Noi stiamo parlando di nuovi stili di vita, di scelte, abbiamo visto scelte da un punto di vista sociale, di impegno, insomma abbiamo raccontato storie molto molto interessanti in questo senso. Adesso vogliamo aprire un altro fronte, che è quello dell'ambiente, partendo naturalmente dalla Laudato Si, ovvero l'enciclica di Papa Francesco, perché fare la cosa giusta significa fare scelte importanti anche, io direi, soprattutto su questo fronte. Allora torniamo subito a Milano, dalla nostra Caterina Dall'Olio. A Milano, lo ricorderete, domani apre la fiera Fa la cosa giusta, appunto volta al consumo critico, alle scelte di vita sostenibili. A te, Caterina. Sì, Massimiliano, come promesso adesso vi parliamo di quello che è la parte della fiera dedicata proprio al vivere sostenibile. Lo facciamo iniziando da questa esperienza veramente pionieristica, se così si può dire, che fanno Territori Resistenti, che qui avrà il suo spazio espositivo, e con me a parlarne c'è Silvia Passerini. Il vostro è un'esperienza molto particolare perché si preoccupa di far tornare vivibili degli spazi in tutta Italia, non solamente qui ma in tutta Italia,
per le persone che ci vivono, che purtroppo ormai insomma, per varie ragioni hanno subito un processo di disabitazione, se così si può dire. Sì, certo, sono tutti quei territori nazionali che dagli anni 50 in poi hanno avuto quel processo di desertificazione proprio perché è stata incentivata tutta la produzione industriale. Ecco, e infatti voi avete fatto anche dei progetti molto concreti con la Fondazione Nuto Revelli, per esempio il Politecnico di Torino, portando in vita una borgata vicino a Cuneo, per esempio. Sì, ecco, la rete del ritorno è composta da vari soggetti, tra cui la Fondazione Nuto Revelli, che ha realizzato questo recupero della borgata di Paralup, che era una borgata della Resistenza, abitata appunto dai nostri partigiani, e recuperata e resa attiva, quindi come luogo di contaminazione culturale, e poi successivamente anche con una vita reale di montagna. Ecco, infatti quello che ci dicevamo è che questi luoghi, che spesso appunto vengono abbandonati per ragioni non solo lavorative dalle nuove generazioni, ma anche per la posizione geografica che magari appunto dove si trovano, non solo possono essere riscoperti col turismo, cioè la loro vita risiede nelle persone che ancora ci abitano o che ci potrebbero tornare. Sì, certo, sono territori a vocazione rurale, quindi il turismo è soltanto una parziale attività, ma la vocazione reale è proprio questa. Del resto il problema di nutrire la popolazione, che sappiamo sarà sempre in aumento, saranno proprio i territori rurali a poter essere i soggetti principali. Ecco, questa naturalmente è un'esperienza molto concreta, cioè quindi non si basa solamente sui discorsi, tant'è che voi avete istituito, e qui poi dopo verranno presentate, queste tre scuole, a partire dalla scuola della montagna, per anche mettere in collegamento due generazioni diverse e per insegnare i mestieri che sono completamente scomparsi dal nostro panorama produttivo. Esatto, le nostre tre scuole che abbiamo istituito, l'anno scorso si è aperta proprio a Paralup la prima scuola del ritorno in montagna, fa la cosa giusta, presentiamo anche la scuola tra città e campagna, quindi la relazione, la contaminazione che può avvenire in città e poi la relazione con la campagna. E per ultima è la scuola di Soriano, Calabro, quindi un esempio della Calabria, quindi di artigianato, appunto di ritorno ai mestieri artigianali. Ecco, quindi una grandissima sfida territoriale se si pensa alla copertura, no, di tutta Italia, da nord a sud, ma anche una bellissima sfida intergenerazionale per quelli che sono i passaggi dei mestieri tra le vecchie generazioni e quelle nuove. Tutto qui a fa la cosa giusta nei prossimi giorni. E con questo vi ridiamo la linea. Grazie Caterina. Allora, Don Gabriele, ha sentito il racconto, addirittura ci si parla di una scuola per il ritorno in montagna, una per il rapporto città-campagna, una per tornare agli antichi mestieri. In qualche modo quel racconto lì ci suggerisce che adottare stili nuovi di vita significa non solo fare un passo avanti, ma forse uno indietro, tra virgolette, recuperando qualcosa dell'antico che ha a che fare con le relazioni, ancora una volta con la condivisione. Senz'altro, anche se la parola antico, il ritorno all'antico non mi piace, preferisco il ritorno al naturale, il ritorno al significativo, per esempio l'artigianato che citava. Nell'artigianato la persona manifesta direttamente le sue abilità, la sua inventiva, no? Può mettere in gioco tutto se stesso, no? E il ritorno al naturale, per esempio, no? Nell'agricoltura, nel biologico, nel recupero dei boschi. Brescia, per fare un esempio concreto della mia diocesi, ha tutta una parte di montagna che purtroppo spesso viene abbandonata, mentre il recupero anche del bosco, dell'allevamento, ma più che tradizionale direi naturale, insomma, perché in fondo anche anticamente, anche nella tradizione, c'erano dei grossi limiti di igiene, eccetera. No, ma sai che questi naturalmente non sono... La sua correzione ci piace molto, Don Gabriele, non antico ma naturale, anche perché qui non c'è soltanto l'antico, il passato, qui c'è anche il futuro, ci sono anche le nuove tecnologie che possono in qualche modo far ritornare, come dice Don Gabriele, al naturale. Vi presento l'altra ospite qui al tavolo di Siamo Noi, la professoressa Chiara Tonelli, docente di architettura all'Università Roma III. Lei capeggia un team molto molto, no, di persone che sanno fare il loro mestiere, che hanno portato avanti un progetto
che guarda al futuro, ma guarda anche al naturale, no? Di certo. Che si tratta? Beh, è un progetto in realtà mondiale, sono 20 università che vengono selezionate in tutto il mondo per partecipare in una competizione che dura 2 anni di preparazione e di lavoro per progettare e poi costruire un prototipo di abitazione del futuro. Però un'abitazione che deve rispettare il contesto di provenienza, quindi la città in cui vive l'università, le sue caratteristiche climatiche, quindi ovviamente naturali, e per poi andare a creare un habitat interno di grande comfort, molto piacevole per le persone che ci stanno, ma senza consumi. Ecco, un progetto al quale ha lavorato il suo team, sì, dando vita ad una proposta in qualche modo, che ha partecipato anche a gare internazionali. Ci spiega un po' com'è andata? Allora, noi abbiamo partecipato con questo prototipo in particolare che vediamo, quello che vediamo qui nelle, sì, nelle immagini, è una casa che si chiama Rome con l'H e mezzo, quindi sarebbe una casa per Roma, ed era una proposta per risolvere i problemi delle periferie della nostra città, cercando di risolvere i problemi dell'abusivismo edilizio, della mancanza di abitazioni, tutti questi problemi di cui anche avete parlato poc'anzi, e questa casa è una casa che produce più energia di quella che consuma. In realtà il prototipo che abbiamo costruito e portato nei giardini di Versailles è un prototipo di un appartamento, di un edificio più grande, che sarà un edificio proprio adatto al social housing, quindi a dare alloggio. La proposta è piaciuta a livello internazionale? La proposta è vincitrice del premio mondiale dell'architettura sostenibile, efficienza energetica. E allora sorride accanto a lei. Il premio dell'eccellenza. Sorride una delle protagoniste di questa avventura, uno spicchio d'eccellenza italica, Ilaria Montella, dottoranda in architettura. Allora, ti do del tuo posto. Certo. Ti voglio chiedere qualcosa di più di questa casa di cui abbiamo visto alcune immagini. Intanto dici un po' come è stata pensata, quanto è grande, le stanze quante sono. Allora, forse la casa la compra, si chiede, magari. Questa è posizionabile anche sugli edifici esistenti, quindi se vuole può scegliere o l'opzione di casa unifamiliare. Siamo già alla trattativa. Bene. Me l'ha proposta così, quindi. No, diciamo che l'incipit dal quale è partito il team era quello di rispondere a una domanda abitativa, ma per una fascia sociale che non è quella necessariamente d'elite. È chiaro, questo è un prototipo, quindi i costi sono diversi, però l'obiettivo ultimo era quello di avere una risposta abitativa, ma per una fascia sociale che corrisponde a quella più o meno del social housing. Detto questo, ovviamente tutte le scelte che sono state fatte anche distributive dal punto di vista architettonico della cellula che è stata portata a Versailles, hanno rispettato anche le modifiche che la società ci impone. Alla quindi fine come risultata? Spazi. Ce la descriva. Alla fine risultata come metri quadrati abbastanza piccola, se uno dovesse dire metri quadri. Se uno dovesse visitarla c'è l'effetto wow. Quanti sicuro. Metri quadri? Poco più di 60, quindi non arriva a 70 metri quadri, però ha la possibilità di essere anche flessibile, quindi risponde a quello che chiede la società, cioè di poter vivere all'interno della casa, ma di lavorare anche a seconda delle ore della giornata, quindi ci sono mobili che si possono spostare. Una coppia con figli ci può stare? Sì, assolutamente sì. Diceva la professoressa Tonelli una cosa che sembrava naturale, però a me ha fatto un po' impressione, non essendo un architetto, ha detto non solo che è progettata per essere autonoma, ma che produce più energia di quella che consuma. Ma è vero, in che senso? È vero, posso testimoniare, l'abbiamo testata anche il logo a Versailles. Produce di più perché è stata progettata per captare più energia possibile dal sole, e soprattutto perché opera una sinergia, non funziona solo attraverso il concetto passivo dell'architettura, ma attraverso un concetto che è un ibrido tra il passivo e l'attivo, e quindi fa in modo da rendere super efficiente anche l'involucro, quindi nel momento in cui io non voglio sprecare l'energia che ho prodotto posso fare in modo che la casa ragioni e funzioni in maniera passiva. Ovviamente in tutto questo l'utente non è soltanto uno spettatore, quindi noi non pensiamo all'automatismo, ma pensiamo al fatto che l'utente, in base anche alla sua percezione del clima interno, del microclima interno, possa non esagerare con il consumo energetico, ma renderla ancora meno. Tra poco vedremo una realtà di case passive, però
So che non siamo in tema, però questa domanda che la devo fare, professoressa. Ma non è che una testa pensante come la nostra Ilaria ce la ritroviamo all'estero poi? Questo è il rischio, perché queste case bisognerebbe costruirle qui nel nostro paese, ne abbiamo molto bisogno. Ho visto quello che si sente. E, le abbiamo anche studiate per questi temi. Tratteniamola Ilaria, tratteniamola. Anche Le rimando il dottorato, allora un altro anno di studio. Allora, proposte come quella che abbiamo ascoltato stanno già diventando realtà. Un esempio lo abbiamo a Mombello di Torino, una casa abitata da chi l'ha progettata e poi autocostruita. Vediamo di che si tratta. Questa è una casa passiva, come viene definita normalmente, fondamentalmente è una casa che ha bisogno di pochi contributi di energia per poter mandare avanti le sue attività principali, per cui diciamo che è una casa che potrebbe essere definita senza bollette, proprio perché ha delle caratteristiche che le permettono di essere autonoma dal punto di vista energetico. Questa era una vecchia cascina, una parte del 1850, di metà dell'Ottocento. Inizialmente avevamo pensato di rifare il tetto e poi in ragionamenti successivi ho cominciato a dire: ma se io faccio una casa che ci permette di vivere senza petrolio o quasi, probabilmente faccio un qualcosa di importante per l'ambiente. Una prima scelta, un cambiamento rispetto al paradigma dominante, ma soprattutto anche un qualche cosa che da una parte mi permette di rispettare l'ambiente, dall'altra parte mi permetteva di risparmiare anche le spese di una gestione classica. La casa può essere progettata e costruita o ristrutturata in modo tale da mantenere il calore. Questo cappotto, sentite, è fatto con una struttura realizzata in fibra di legno per 5 cm, un'intercapedine vuota che poi è stata riempita di fibra di cellulosa, e questo fa sì che il calore non si disperda. Le finestre sono performanti, quindi cosa fanno? Catturano il sole quando c'è, non fanno uscire il calore e, oltre a dare luce, quindi scaldano la casa. Tutto l'isolamento, tutta la parte passiva è realizzata con materiali naturali. Un altro modo per essere autonomi era quello di cucinare senza il petrolio. Abbiamo la possibilità di cucinare con dei classici pannelli a induzione e oppure con una stufa a legna. Questo è l'accumulo da 1500 litri che viene mantenuto in temperatura dai pannelli solari sul tetto e dalle stufe quando le accendiamo. Questo fa da pila, nel senso che quando c'è il sole noi lo catturiamo, quando non c'è utilizziamo l'acqua calda che lui mantiene, che lui conserva, e allo stesso tempo quando accendiamo la stufa scalda quest'acqua che poi distribuiamo col battiscopo in tutta la casa. In questo momento la casa viene scaldata dal sole, sta girando, quindi in questo momento lui sta il calore che sta producendo lo sta facendo circolare nello zoccolino. Qui siamo nell'orto sinergico, qui a fianco abbiamo appunto la parte di orto che stiamo preparando per la semina dei piselli. Per preservare la salubrità del suolo prendo della paglia e la utilizzo per coprire la terra, quindi io ho preparato il terreno per seminare tutto quanto, poi coprendolo in questo modo favorisco la vita dei batteri sotto la superficie che copro con la paglia, mantengo un minor necessità di acqua, pacciamando il terreno si mantiene morbido e quindi mi permette anche di non doverlo più vangare gli anni successivi. Questo è un progetto che sembra complesso, può sembrare inarrivabile, ma questo non deve confondere, perché è possibile anche farlo in un appartamento, in un condominio. Professoressa Tonelli, noi da profani a noi piaceva quella casa, ma lei che cosa ne pensa? Casa senza bollette, zero bollette, casa passiva? Ma è la strada, io non criticherò mai un progetto che va in questa direzione, perché è importante, l'abbiamo visto con COP21, ridurre le emissioni, trasformare tutti i nostri usi e consumi dall'uso dei fossili all'uso dell'energia elettrica, e poi l'energia elettrica si potrà produrre sicuramente con sistemi rinnovabili. Quindi la strada giusta, ne imboccato anche corretta, loro. Assolutamente. Però ecco, quando parliamo di case ecosostenibili, prima la sua dottoranda diceva pensiamo edilizia sociale, però il dubbio che viene sempre è a che fare con i costi, cioè ce la possiamo permettere una casa ecosostenibile? Vedi che voleva comprarla? No, alla fine ragione. Siamo andate a fare. Assolutamente sì, ce la dobbiamo permettere. Nel senso che, allora, innanzitutto i costi di costruzione per un nuovo non sono sostanzialmente diversi da quelli tradizionali. A prescindere da questo, comunque oggi la normativa e la legislazione vigenti ci impongono di costruire così, quindi comunque è una scelta che non abbiamo più. È come dire prendo l'ABS o no nella macchina, ci deve stare, non ho scelta. Costa di più di un freno vecchio quelli...
che avevamo nelle automobili, però oggi è di dotazione perché è necessario. Questo, ma ce la possiamo permettere? Ce la possiamo permettere, sì, sì, no, i costi non sono assolutamente diversi, soprattutto se il progetto prevede tutte queste integrazioni all'inizio. È chiaro che se il progetto, un parametro però. Il parametro con cui abbiamo lavorato per questo progetto in particolare, che è un progetto di social housing, quindi a bassi costi, sì, si aggira sui 900.000 euro a metro quadro di costo di costruzione, dove non rientra ovviamente il terreno e tutto quello che riguarda questo, che però sono dei valori competitivi con le costruzioni delle case popolari, che possono essere anche di 800, di 700, dipende dalle dimensioni di scala. Stavo facendo un calcolo veloce con la testa. A proposito di autocostruzione, ne sa qualcosa l'altra ospite qui al tavolo di Siamo Noi, anche lei architetto, benvenuta, sì, grazie, a Roberta Marini, grazie per essere qui con noi. Allora, lei ha fatto una scelta giusta, adesso lo vedremo. La sua scelta è stata quella di specializzarsi nella bioedilizia. Sì. Lo ha fatto dopo aver lasciato Oltrepò Pavese, poi è andata a studiare a Milano ed è tornata, diciamo, alle, sì, origini. Sì, sì, sì. Ci spiega un po' il motivo di queste decisioni? Allora, a 20 anni è fondamentale imparare la città e succhiare tutto quello che la città può dare. Oggi però i territori marginali, come di cui parlava anche Silvia di Passerini, con la quale da Milano, sì, esatto. I territori marginali sono cruciali dentro un percorso, che un processo che si sta avviando, che è quello del ritorno. E quindi è interessante stare lì adesso, ci sono tantissime esperienze che si stanno costruendo. Lei ne ha coltivata una di esperienza, perché sì, si occupa in particolare di progettazione di case di paglia. Sì, sì, anche. Io sì, non sono architetto, anzi ne capisco, sì, davvero poco, diciamo, ho più confidenza con leggi e norme. Però quando si parla di case di paglia, a me è venuta in mente, diciamo, la favola del lupo e dei tre porcellini. Ma sono solide queste case? Sì. Ci possiamo fidare? Sì, la struttura è di fatto una struttura in legno, per cui è diciamo più che tradizionale, direi. E la paglia è affidata alla parte dei tamponamenti e poi viene chiusa da pacchetti di intonaco o altri materiali, comunque diciamo si preserva. La sicurezza è in caso di sisma, cioè legno e paglia? È legno. Incendi. In caso di incendio, la paglia intanto è chiusa dentro un pacchetto di intonaco, quindi non c'è aria ed è assolutamente sicura come qualsiasi altro materiale naturale che viene utilizzato in edilizia. Ma perché scegliere la paglia? Quali sono i vantaggi? La paglia è un prodotto innanzitutto locale per noi. E cioè, anche che vuol dire? Perché nel nostro territorio produce paglia, è un prodotto secondo. Sì. Ma anche territori come, non so, la Lomellina, paglia di riso piuttosto che paglia di canapa, non ci fermiamo solo alla paglia di grano. Quindi attingete a quello che è, esatto, lì. Esatto. Ci ha detto prima la professoressa molto bene che insomma ce la possiamo permettere, quindi sì, non le chiederò la stessa cosa, però vorrei chiedere se noi che abbiamo già una casa volessimo ristrutturarla con dei materiali di questo tipo, sì, o perché abitiamo lì, quindi via, sì, o altrove. Vabbè, con i materiali naturali sicuramente, con la paglia bisogna avere a disposizione un pacchetto di almeno 35, uno spessore di almeno 35 centimetri da aggiungere al muro in interno e in esterno. Però io ho un altro dubbio, la paglia è usata come isolante, no? Sì. Con gli anni si deteriora? Che succede? Si deteriora come qualsiasi altro materiale naturale o non, perché anche polistirolo e polistirene si deteriorano, anche se vogliono farci credere che... ha un leggero ritiro fisiologico che però è del tutto normale, ecco. Insomma, questi sono i vantaggi delle case di paglia, insomma, sono sicure e su, sì, questo... Sì, ha un comfort interno difficilmente raggiungibile dagli altri materiali. Che, ecco, che pensa, Don Gabriele, che la vedo sorridere anche con una certa soddisfazione? Qui c'è l'equilibrio rispettato di cui lei ci... Sono una delle tante esperienze molto interessanti, innovative, che recuperando una tradizione, però naturalmente trattandola attraverso le conoscenze e le tecnologie,
tecnologie che oggi utilizziamo, l'innovazione riescono ad offrirci degli strumenti sicuri, adatti alla nostra vita, strumenti che non inquinano, che assicurano un ambiente anche interno delle nostre, perché a volte abbiamo la falsa idea che l'inquinamento sia solo fuori casa, spesso purtroppo è anche dentro. Non solo le case. È preparatissimo, è preparatissimo. Assumetelo nel team di Roma 3, all'uscita di questa trasmissione. È importante, no? Ho insegnato scienze. Bene, nella mia c'è vita, sempre un motivo nella vita. Allora, adesso andiamo a Milano per l'ultimo collegamento, perché lì si scaldano i motori. Insomma, domani si inaugura la rassegna Fa la cosa giusta. Allora andiamo dal nostro pilota a proposito di motori. Caterina. E infatti vi ho portato Chiara Righi dell'organizzazione proprio di Fa la cosa giusta, che ci descriverà più o meno tutte le cose principali di questa fiera. Tra l'altro, Chiara, quest'anno sono anche aumentati gli espositori rispetto alle edizioni precedenti. Sì, sono aumentati gli espositori, appunto di una settantina, per cui non un numero indifferente, e ci auguriamo insomma anche visitatori. Gli spazi espositivi sono aumentati, quindi questo giustifica anche l'aumento delle realtà, e ci sembra un segnale veramente importante per tutto questo mondo dell'economia sostenibile. Tra l'altro anche per la faccia di aziende molto grosse, che anche per fare la cosa giusta è una novità. Sì, esatto, alle nostre spalle vediamo appunto la presenza di lo stand Nova Montelavazza, insomma questo ci fa capire che anche le aziende di un'importanza, devo dire, fondamentale anche per la storia d'Italia, stanno iniziando ad avvicinarsi al mondo della sostenibilità e stanno iniziando a capire che è urgente e necessario fare dei passi in avanti in questo senso. Ecco, tra gli spazi espositivi, che voglio dire sono da tutto di più, dalla cosmesi, l'abbigliamento, il vivere sostenibile, eccetera, eccetera, quest'anno c'è anche una bella novità che è legata alle spezie, ma ce lo dici meglio tu? Sì, il progetto speziale appunto dedicato alle spezie di casa nostra, come per esempio lo zafferano sardo, o spezie magari più famose come la vaniglia del Madagascar. Ci sembrava doveroso parlare di spezie perché in cucina se ne fa un uso oramai, devo dire, quotidiano, e spesso non se ne conoscono magari anche benefici per la salute, e poi perché attraverso il gusto e il cibo, in questo caso le spezie, pensiamo che si possa educare anche alle culture diverse e alla conoscenza appunto di paesi lontani. A proposito di culture diverse, tra l'altro tra gli espositori c'è una piccola parte, però voglio dire, comunque esiste, di espositori stranieri che vengono da realtà diverse dall'Italia. Sì, esatto, Fa la cosa giusta è ancora tendenzialmente una fiera con espositori nazionali, però devo dire che negli ultimi anni, soprattutto relativamente a questi progetti speciali, la presenza di espositori internazionali si sta crescendo e sta aumentando. Ecco, un'ultima cosa che ti chiedo è, con un percorso così grande, sono due padiglioni, il 3 e il 4, enormi, qui a Fiera Milano City, sono per dare un consiglio a un nostro spettatore che magari si volesse inerpicare in questa avventura, un percorso ideale qual è, insomma? Allora, il percorso ideale ci piace pensare che si possa costruire da sé. I temi sono talmente tanti, anche per quanto riguarda il programma culturale, parliamo di 350 più o meno incontri in 3 giorni, con veramente tutti i tipi di linguaggio. Si va dagli seminari, convegni un pochino più importanti, a laboratori, workshop, attività per bambini. Sul nostro sito, ovviamente, falacosagiusta.org è presente tutto, e secondo noi un percorso ideale non c'è. Il percorso ideale è quello che ci si costruisce e poi appunto ci si faccia travolgere dall'atmosfera di questi giorni, speriamo affollatissimi, e si segua un po' il cuore. Perfetto, quindi il team di Fa la cosa giusta ci aspetta tutti quanti qui a Milano, fermata proprio qua sotto della metro, sperando nello sciopero dei mezzi che sia clemente, e noi con questo vi ridiamo la linea. Grazie Caterina, mi raccomando, non combinare guai come al solito, adesso che si inaugura lo stand, quando fai il giro per i padiglioni, mi raccomando, attenzione, occhio. Don Gabriele, qui abbiamo parlato di tante cose, no? Abbiamo parlato di ritorno alla montagna, abbiamo parlato di chi abbandona il lavoro che non gratifica, abbiamo parlato di impegno nell'accoglienza, adesso di case che rispettano l'ambiente. Ma noi comuni mortali, tutti i giorni, quotidianamente, cosa dobbiamo fare per fare la cosa giusta? In estrema sintesi, riprendendo la parola che Papa Francesco utilizza più frequentemente nella Laudato Si, che lei citava all'inizio, curare le relazioni. Curare le relazioni umane, curare le relazioni naturali col nostro ambiente, curare, direi, le relazioni spirituali e cosmiche. Insomma, e anche con l'essere umano. Di no? Tutte, esatto, permesso, umane, grazie scusa, in famiglia, ma anche fuori. Anche dal punto di vista sociale, politico, è essere capaci di
vedere con gli occhi degli altri la realtà e quindi curare, ecco, questa relazionalità. Proviamoci, partiamo allora, da lì. Grazie Don Gabriele, grazie a tutti i nostri ospiti. Don Gabriele ci ha dato, come dire, un incipit anche per la seconda parte, quindi restate con noi perché continueremo su questa scia di cura del creato, delle relazioni con la natura, con chi ci circonda, e vi proporremo per l'albero del bene comune un'esperienza davvero interessante, quindi vi aspettiamo tra pochissimo. Eccoci. E come abbiamo visto più volte in questa nostra trasmissione, perfino oggi, ci sono metodi di coltivazione innovativi e nello stesso tempo antichi, anzi, come direbbe Don Gabriele, naturali, che fanno bene a tutti noi, agli animali, alle piante, alla terra. E oggi ve ne presentiamo un altro. E ci chiederemo: che cos'è l'agricoltura biodinamica? Che caratteristiche ha? Quali effetti positivi sul terreno e quindi sulla salute di noi tutti? Domande naturalmente alle quali non risponderemo noi perché non ne saremo capaci, ma lo fa il nostro ospite che può entrare. Facciamo entrare. Ben arrivata. Grazie. Allora, è la arrivata sua camera, stanchissima, l'ho vista stremata. La sua camera è la 4, la guardi e si presenti. Buonasera, sono Raffaella Mellano, vengo dal Piemonte e ho una fattoria biologica e biodinamica. Ecco, succinta, come piace a me. Allora, adesso leviamo il coperchio qui della scatola, speriamo che regga, e tiriamo fuori il primo oggetto, che è una bellissima foto. Che bella. Camera, mi raccomando, inquadriamola bene, ecco qui. Allora, chi è ritratto in questa foto? In questa foto è la famiglia di mio padre, quindi ci sono i miei nonni e i miei zii. È stata fatta nel 1958 e mio padre e i suoi fratelli in tutto erano in 13. I nonni? I miei nonni erano agricoltori. Ci dice anche i nomi così? Sì, Sebastiano e Margherita. Sebastiano e Margherita. La sua è una famiglia di origine che evidentemente ha a che fare poi con lo sviluppo dell'attività che lei ha svolto. Ecco, ci può dire l'origine della sua famiglia? Sì, noi siamo piemontesi e da 5 generazioni facciamo gli agricoltori, quindi... Io sono rimasto fermo con la foto, adesso posso anche appoggiarla. Sì. Potevo rimanere le prossime 5 ore, ero affascinato. Sì. Diceva? È una lunga tradizione di un lavoro che si fa a contatto con la terra e che si fa per passione, quindi con tanta fatica ma tanto amore. Quindi di generazione in generazione. Sì. Allora io le chiedo cosa i suoi nonni raccontavano dell'attività dei loro nonni. Sì, i miei nonni soprattutto raccontavano della bellezza di questo mestiere, ma anche della fatica, perché la fatica era una componente di ogni giorno. E poi raccontavano di come nell'azienda, nella fattoria, si avessero gli animali, più tipi di animali, si coltivassero più tipi di cereali, si facesse il pane, si avessero le uova, il latte. Quindi davvero era una situazione di indipendenza totale, si poteva vivere, lavorare e mangiare in azienda. Quindi lei praticamente ha respirato tutto questo. Lo sguardo della Gabriella era rapito. Sì. Perché ha respirato l'agricoltura, l'allevamento, un po' tutta la passione dei nonni. Però mi domando se lei è sempre stata convinta che quella sarebbe stata la sua strada, insomma, riprendere quella tradizione, il suo lavoro, o se invece c'è stato un momento in cui non ha considerato e intrapreso una strada diversa. Io sono molto curiosa, quindi ho provato altre strade, volevo vedere com'era il mondo, quindi ho fatto un'altra attività e poi ho sentito comunque la necessità di tornare al contatto con la natura, con la terra, e quindi sono tornata con la mia famiglia, perché comunque questo tipo di lavoro è un lavoro che spesso si fa tutti insieme, in famiglia. Senza nessuna vaga pressione familiare, è stato proprio un bisogno del cuore ritornare lì? Sì. Che cosa ne mancava di più? Beh, il contatto con la mia famiglia, perché comunque siamo molto uniti, e poi altri ritmi, altri modi di affrontare le giornate, il modo di affrontare anche il lavoro in sé. E adesso Raffaella, lei che cosa fa lì? Stiamo vedendo una bella foto di famiglia. Eccola lì, la famosa famiglia. E com'è scandita la sua giornata? Di cosa si occupa dentro l'azienda? Ecco, la giornata comincia presto e finisce tardi, questo presto va detto. Noi cominciamo a mungere alle 5 del mattino. Alle 5? Sì, alle 5 si opera. Gabriella è ancora al secondo sonno. Alle 5. Magari, diciamo che con i ragazzi si comincia, ma non alle 5. Sì, così.
E poi appunto durante la giornata ci sono tutte le attività in azienda. Io mi occupo anche di un consorzio di agricoltori, quindi mi occupo della promozione di questo gruppo di agricoltori biologici e biodinamici che lavorano tutti insieme, quindi mi occupo anche di andare alle fiere, alle presentazioni, ai convegni, ed è un lavoro supplementare di cui... Oltre a quello, sì, nei campi. E il lavoro, sì, da questo frutto qui, eccolo qui, farina, eh? Sì. Secondo oggetto nello scatolone di Siamo Noi. Farina, ma non solo. Cosa producete? Beh, noi produciamo i cereali che utilizziamo per i nostri animali e quindi abbiamo il mais, il riso, orzo, farro e poi produciamo latte con i nostri animali e la carne. E poi abbiamo anche i pomodori con i quali facciamo sughi e passate e facciamo anche pasta e tutti i derivati dai cereali. Insomma, il supermercato non lo conoscete, mi pare di capire, questo è il senso, sì, di tutto questo. Sì. È importante quello che producete, ma è importante come lo producete. Ci spieghi un po'? Sì, noi facciamo agricoltura biologica e biodinamica, quindi il metodo di agricoltura è quello biologico e biodinamico, ma anche l'allevamento e così la trasformazione. Tutti i passaggi sono importanti e devono seguire determinati standard, determinate regole. Tra poco ci spiegherà esattamente di cosa si tratta, questo procedimento, che è un procedimento molto molto interessante, però io vorrei sapere da lei innanzitutto se siete solo in Italia. No, in Italia ci sono tantissime aziende che fanno agricoltura biologica e tante che fanno agricoltura biodinamica, quindi non siamo soli. E il consorzio di cui vi ho parlato è un consorzio che raggruppa agricoltori di questo tipo, quindi cerchiamo di unire le forze. Però sui formaggi una leadership c'è, sì, o no? Sì, formaggi biodinamici. Lei è un po' modesta, però su quello... Sì. Sì. Siete gli unici? Siamo, sì, in particolare a fare grana padano biologico siamo gli unici, poi altri formaggi biodinamici dal Piemonte che stanno avendo un grande successo soprattutto in Europa, quindi sì. Pensa quanto sono buoni e che sapori questi formaggi. Voglio capire che cos'è l'agricoltura biodinamica. Appunto, sono così buoni perché dietro c'è la biodinamica e non diamo niente per scontato qua, quindi facciamo entrare Carlo Triarico che ha il compito di spiegarci di che si tratta. Presidente... Ben arrivato, presidente dell'Associazione di Agricoltura Biodinamica. Allora, Triarico, cominciamo proprio dalla parola, nel modo più semplice, lei deve essere più chiaro, cristallino possibile. Anche con noi, perché non ne sappiamo assolutamente nulla. Sempre pronti ad assaggiare, dobbiamo capire però cosa c'è dietro. Biodinamica. Sì. Non solo a mangiare, siamo bravi, insomma, questo è il senso. Beh, allora, non è poco, perché l'albero si giudica dai suoi frutti. I frutti dell'agricoltura biodinamica sono buoni, sono fatti anche di persone, non soltanto di alimenti. In particolare la biodinamica è un po' il capostipite dell'agricoltura biologica organica, è nata negli anni 20 addirittura, cioè quando cominciava l'industrializzazione in agricoltura. Certo, conoscenze, competenze nuove su un'agricoltura tradizionale che non sempre sfamava tutti, ma ha anche problemi quelli industriali. Ma perché qualcuno l'ha visto? Si chiama così, biodinamica? Si chiama così perché da un lato c'è la cura a tutto quello che è la vita, quindi gli elementi organici, e anche la concimazione è fatta di elementi naturali organici, ma dall'altro si bada ai processi. E quali sono i processi? I processi sani che permettono i ritmi giusti, per esempio i ritmi delle coltivazioni, i ritmi di armonia della terra, i ritmi di armonia della terra col cosmo, le quasi stagioni. Quasi di rispetto della terra, no? Sicuramente un grande rispetto in un'epoca in cui ce n'è poco, non è piccola questione. Come faccio a capire? Allora, lei ha detto concimi naturali, quindi vediamo se abbiamo i punti giusti. Nulla di chimico. Senz'altro. E poi rispetto di quei cicli, quindi rotazioni. Prendiamo una coltura come esempio, ci faccia capire. Certo. Beh, allora innanzitutto, come dire, noi abbiamo due gambe. Uno, quello di far fronte alle malattie. Se qualcuno si ammala, ha bisogno di medicine. E questo noi certo non lo rifiutiamo, ma vogliamo dei rimedi che non siano dannosi, non sono quelli di sintesi a cui purtroppo siamo abituati. Da un altro lato però c'è la salutogenesi. E noi, per esempio, cosa facciamo? Creiamo situazioni salutari, sane. Le rotazioni, come diceva lei. Ecco, le per rotazioni. Esempio il grano. Sì, se io coltivassi, e purtroppo lo si fa adesso, grano, dopo grano, anno dopo anno, il terreno si stanca, le malattie aumentano, questo è un grave problema. Cosa si può fare in questi casi? Le rotazioni, cioè alternare una cultura quindi, a un'altra. Grano e poi mais. E poi delle erbe, per esempio, che arricchiscono il terreno. Quelle erbe sfamano gli animali, per esempio, quindi in quel ciclo, quando non si coltiva il grano per l'essere umano, si coltiva per gli animali.
È per questo che voi dite che rendete la terra sempre più ricca, ma vorrei anche capire perché è diversa la biodinamica dal... Quando io dico cibo biodinamico e cibo biologico, che differenza certo. proprio corre? Beh, come dicevo, fa parte della famiglia dell'agricoltura biologica, però nel biodinamico noi abbiamo un approccio, noi diciamo, sistemico, ecosistemico, cioè ci occupiamo dell'azienda nella sua interezza. Cosa significa? Per noi l'azienda è un organismo, se riusciamo a curarlo nei suoi equilibri, le cose vanno meglio, c'è salute dentro, cioè se noi soltanto tocchiamo di volta in volta un sintomo, qualcosa che non va e lo curiamo, è un piccolo rimedio, ma se noi consideriamo tutta l'azienda e i suoi ritmi giusti, la consideriamo fatta proprio di organi che vanno tenuti in equilibrio, la salute aumenta, il terreno per esempio diventa fertilissimo, come io l'ho visto in rarissime occasioni, in biodinamica ci riusciamo. Questo è molto interessante, i prodotti che arrivano da questo tipo di agricoltura sono molto costosi o ce li possiamo permettere? Allora io dico, perché quelli biologici già sono più cari. Io dico dobbiamo prenderci una grande responsabilità, rifare delle scelte quando acquistiamo qualcosa. Il famoso consumo critico. I miei genitori mi hanno insegnato che le cose buone valgono e anche hanno dei costi, anche quelle della nostra vita. E i costi delle cose fatte bene e anche in alimentazione ci sono, perché c'è il lavoro dietro, c'è il rispetto, ci sono persone che lavorano. E questo va tenuto presente. Qual è il prezzo giusto, perché è un problema di giusto prezzo. Il prezzo giusto è quello che consente agli agricoltori di continuare a fare il loro lavoro. 29.000 aziende sono state chiuse l'anno scorso in Italia. Se il prezzo è superiore dei prodotti biodinamici, in questo caso è perché stiamo comprando qualcosa di più nutriente. Questo è un tema per noi proprio carissimo qui. Come si combatte allora in questa situazione, quotidianamente, tutti i giorni? Si combatte unendo le forze, come dicevo, gli agricoltori devono imparare a collaborare e questo noi lo facciamo con il nostro consorzio, perché spesso agricoltori della stessa area hanno le stesse difficoltà da affrontare, per esempio pensiamo al clima, pensiamo all'ambiente, quindi se si è uniti si riescono a trovare soluzioni che vanno bene per tutti. Le posso chiedere la sua tantissime difficoltà, lo abbiamo capito, ma la sua maggiore soddisfazione? Nel fare il lavoro che fa? Beh, è vedere che bambini gustano i nostri prodotti e dicono ma questo è buono davvero, quindi sembra quello della sapori, mia nonna. Sì, di nuovi sapori di un tempo che oggi purtroppo dimentichiamo, ma noi siamo andati da Raffaella. Certo, come sempre siamo entrati nelle stalle dell'azienda di Raffaella per vedere insomma in funzione il metodo biodinamico, in particolare come viene applicato all'allevamento delle mucche, abbiamo scoperto così che veramente anche gli animali vivono meglio, vediamo. Qui vediamo degli animali che mangiano e come sentite c'è molto silenzio, abbiamo cercato di selezionare delle mangiatoie che fossero silenziose per non dare fastidio. Abbiamo badato molto a quello che è il benessere animale, abbiamo delle spazzole dove gli animali vanno sotto e quando vanno sotto le sollevano appena, cominciano a girare così che si possono grattare. Questo impianto è un impianto che riesce a mantenere bene la temperatura e normalmente in estate i nostri animali non subiscono, neanche nelle estati più calde, non subiscono diciamo, danni legati al fatto al troppo caldo. Le mucche hanno due cose, la prima cosa è che non muggiscono e la seconda cosa è che si lasciano accarezzare. Le nostre vacche hanno quasi tutte le corna. Perché? Perché la decornazione è dolorosa e perché non serve. Si lavora molto sulla prevenzione, si valuta attentamente per avere il massimo sul benessere animale e quindi ridurre al minimo quelle che poi saranno anche le terapie e l'uso di antimicrobici. Gli animali qui mangiano, come potete vedere, principalmente foraggio, perché l'erbivoro è un animale che deve essere alimentato a foraggi. In questo momento vedete che gli animali hanno voglia di venire in sala di mungitura, quindi cercano tutte di venire avanti. Questo sistema fa sì che, ecco, guardate come corrono, hanno voglia di venirsi a far mungere, perché ovviamente la mungitura dà sollievo all'animale. E poi appunto fatta in questo modo non è assolutamente stressante perché la nostra mungitura media credo sia intorno ai 4 minuti, 4 minuti e mezzo, quando invece il giro dura 10 minuti. Per noi il letame e il liquame è una materia prima. Primo perché facciamo l'energia e secondo perché è quella che portandolo nei campi ci concima i campi e fa sì che andiamo a produrre. Il nostro impianto di biogas, come potete vedere qui,
e viene alimentato con il liquame degli animali e il letame. Il gas viene lavato in una torre di lavaggio, dopodiché abbiamo dei gruppi di produzione di energia elettrica. Tanto per darvi un esempio, oggi la nostra media sono 480 kW di produzione di energia elettrica, a fronte di un consumo in questo momento dove stiamo effettuando la mungitura di 64 kW. Quindi abbiamo una produzione di circa 470 e un consumo di 70. Siamo estremamente produttori di energia rinnovabile. Allora, abbiamo visto un po' di più, no? Triarico, abbiamo visto un po' di più, abbiamo cercato anche di capire un po' di più sull'agricoltura biodinamica, però io vorrei capire da lei, per andare ancora più a fondo, quali sono poi alla fine gli obiettivi che si raggiungono. Abbiamo capito che c'è il rispetto della terra, quindi la terra che è ancora più fertile, e mi sembra che ci sia anche un apporto importante per la salute dei consumatori, no? Questo è l'altro aspetto fondamentale, l'altra gamba. Sicuramente il tema della salute legato all'alimentazione è molto forte. La buona alimentazione è una base essenziale per una buona salute. Non sempre c'è una cultura alimentare adeguata e non sempre troviamo buoni prodotti. Lo scopo dell'agricoltura biodinamica innanzitutto è questo: fornire prodotti alimentari che nutrano adeguatamente l'uomo in questo momento. Ma è vero che coltivare, come fa Raffaele a proposito di benefici, rappresenta anche un antidoto contro la siccità, e perché? Sì, i nostri terreni aumentano in fertilità. Degli studi fatti da diversi istituti hanno notato che l'humus aumenta. L'humus è una sostanza molto particolare, il termine stesso uomo, umanità, viene da questo stesso termine. E l'humus è capace di trattenere l'acqua fino al 90%, aumentando, come sappiamo fare noi, l'humus. I nostri terreni resistono alla siccità per molto tempo. Allora, complimenti, ecco, a Raffaella. Sì, però a Raffaella voglio chiedere se è vero che, perché questa è un'altra cosa bella, che si danno da fare pure per l'inclusione sociale nella loro azienda. Cioè, anche a quello avete pensato? Alle barriere, sì, architettoniche? Sì. Nella nostra azienda non ci sono barriere architettoniche, quindi chiunque può venire a visitare o a lavorare presso di noi, e organizziamo anche delle visite da parte degli studenti di università, perché davvero vogliamo che... Importante. Insomma, puoi andare anche tu nonostante l'infortunio, Gabriella. Sì, è la foto. Allora, andiamo alla foto. Quello è lo sfondo, il muro bianco. Sì, giri dalla mia parte, un bel sorriso, quello per le grandi occasioni. Eccolo qua. Possiamo tornare a posto, perché dobbiamo tirare fuori l'ultimo oggetto, Gabriella cara. Eccolo qui. Non è per te, di sicuro. No, tu l'hai dimenticato cosa sia. Beh, no, l'abbiamo dato. Allora, è un omogenizzato. Perché questa scelta? Sì, perché noi siamo fornitori di aziende che preparano omogeneizzati e prodotti per il baby food, e quindi forniamo gli ingredienti per fare questi prodotti. E quindi vuol dire che anche i nostri figli ne hanno conseguenze positive, no? Assolutamente, sì. Riconoscono i sapori, no? Quelli di un tempo, ce lo diceva prima, i sapori della nonna. E prima Raffaella aveva detto con grande entusiasmo: mi do da fare anche per il consorzio, per tutti gli altri. Allora mi domando se veramente la rende orgogliosa avere anche dei giovani a cui trasmettere tutte quelle tradizioni che i suoi nonni hanno trasmesso a lei. Sì, assolutamente, e insieme all'Associazione Biodinamica facciamo anche dei corsi per i giovani, per far sì che si avvicinino a questo mondo e imparino a fare agricoltura, perché comunque le prove in campo sono assolutamente fondamentali, l'esperienza, la pratica, e insieme all'Associazione ci diamo da fare in questo senso, per aiutare tutti i giovani che sono interessati a conoscerci, a conoscere i nostri prodotti e come vengono prodotti. E allora, per tutti questi motivi, lei merita di salire sull'albero del bene comune. Sull'albero. Eccoci qua. Questo è il momento più importante della giornata. Grazie. Benissimo, benissimo. Grazie ai nostri ospiti. Vi ringraziamo. Veramente. Ma noi, Gabriella, torniamo domani. Domani sarà una puntata monografica, perché parleremo, sì, di me. No, scherzo. Parleremo alla vigilia della festa del papà, di storie e di padri che, nonostante le mille difficoltà, provano a stare vicini ai loro figli, aiutarli a crescere. Tutto questo domani, come sempre, alle 15:20, qui a Siamo Noi. Vi aspettiamo.